cari amici. Abbiamo siglato un'intesa. Oh, che bello. Mi ama, non mi ama. Un partito con idee chiare. Questo non è un centro-sinistra. Perché alla fine della fiera questa è la storia. Sono sorpreso. Uno spettacolo indecente. Consideriamo questo accordo legittimo. Beh, direi proprio di no. Ma in nessun modo vincolante. Poi si può non essere d'accordo su tutto, eh? Noi possiamo assolutamente essere aperti e valutarli. L'Italia non sarà più la stessa. Berlusconi e Salvini si sono arresi alla Meloni. Questo deve essere un valore aggiunto. Si riapre totalmente la partita. Abbiamo intenzione di giocarla fino in fondo questa partita e di vincere. Colpo su colpo. Traguardo del 25 settembre a portata di mano. Andiamo a vincere queste elezioni. Votare per forza Italia. Guarda che la pelle dell'orso non soltanto non l'avete. La Lega non ce l'hai. Ma non ce l'avrete nemmeno il 25 di settembre. È finita. Fermiamoci qui. Buongiorno, ben ritrovati all'Aria che tira estate. Alla fine il fatidico sì è arrivato. Enrico Calenda e Enrico Letta e Carlo Calenda sono convolati a nozze. E pensare che fino all'ultimo minuto uno dei due promessi sposi minacciava di disertare l'altare. E come in tutti i buoni matrimoni che si rispettino, c'è la lista di nozze, che in questo caso è l'agenda Draghi, ammesso e non concesso che il diretto interessato, l'ex premier, sia disponibile. C'è la torta nuziale e addirittura l'accordo su come spartirla: 70% dei seggi al Partito Democratico, 30% a Carlo Calenda. E come sempre avviene, ci sono alcuni ospiti non particolarmente graditi che si dovranno accontentare dei tavoli più laterali dal ricevimento. Sarà la storia a dire se i promessi sposi poi vissero felici e contenti, ma questo è un altro romanzo che andrà scritto dopo il 26 di settembre. Vero è che l'unione di ieri nel campo del centro-sinistra ha subito scatenato le ire degli esclusi e degli avversari. Matteo Renzi, condannato alla solitudine del terzo incomodo, pardon, del terzo polo. Giuseppe Conte, che parla di ammucchiate, di bieco cartello elettorale, e il centrodestra che, pur essendo molto avanti nei sondaggi, adesso deve fare i conti con il fatto che nell'altra metà del campo una squadra c'è. Ora viene il bello, ed è quello che si aspettano tutti gli italiani. Partiti e coalizioni dovranno iniziare a parlare al paese con proposte e programmi, e più saranno distanti e contrapposti, meglio gli elettori potranno scegliere. Finalmente, diciamo noi, si aprono le danze. Allora, non costringerò il Enzo Amendola a entrare in studio con un passo di danza, ma è un davvero gradito benvenuto il suo. Grazie. Membro del Partito Democratico, sottosegretario con delega agli affari europei nel governo dimissionario di Mario Draghi. Saluto e ringrazio il senatore della Lega Stefano Candiani, un gradito ritorno per lui e per il Carroccio qui nei nostri studi. Saluto e ringrazio Daniela Preziosi, firma di Domani, Alessandra Ghisleri, fondatrice e direttrice di Euromedia Research. Vedo collegato con noi, probabilmente dalla sua Toscana, Fabio Dragoni, vice direttore di cultura e identità. Amendola, parto da lei, perché in questo matrimonio il Partito Democratico ha fatto la parte del leone, però mi verrebbe da dire, sempre con una battuta, alla fine sono sempre le mogli quelle che decidono, insomma, fuori dagli scherzi. La sensazione è che a dettare le condizioni sia stato Calenda. Ma guardi, noi siamo contenti perché è un lavoro che l'abbiamo fatto velocemente. Il governo Draghi è caduto 13 giorni fa e quindi il senso di questa alleanza e di quella che stiamo costruendo dei progressisti italiani sta anche nel modo di affrontare una sfida che riguarda il futuro dell'Italia. Il matrimonio guarda al futuro, guarda ai figli, alla famiglia che deve crescere, a un paese che deve cambiare. Quindi c'è molto entusiasmo, la partita è aperta. E noi abbiamo costruito in maniera molto generosa, Enrico Letta l'ha detto all'inizio, troviamo sempre quei punti che ci uniscono più delle differenze che ci sono in ogni programma delle forze politiche. La destra italiana è guidata da Giorgia Meloni, che è stata 18 mesi all'opposizione del governo in cui c'era la Lega e Forza Italia. Quindi
è un momento importante perché, come dice lei, adesso possiamo parlare di proposte concrete, di quello che ci divide. Allora, tra poco vado da Stefano Candiani, che vedo che sta aggiustando il suo Skype dal suo ufficio a Palazzo Madama, però anticipo una considerazione che farà Candiani. Che cosa risponde a chi dice si tratta di un cartello elettorale senza anima, perché più è valso alla spartizione dei posti sicuri che le linee programmatiche, che le proposte al Paese? Guardi, non c'è un fronte contro, noi siamo alternativi. Oggi Giorgia Meloni sul Corriere della Sera fa una ricostruzione di quelli che sono i suoi fondamenti, di una destra conservatrice, e dice, con degli slogan che sono scritti nel suo programma elettorale del 2018, supremazia del diritto italiano sulle leggi europee, cioè 70 anni di trattati europei da stracciare. Parla ovviamente di cancellare il Green Deal, cioè l'accordo sul clima, sappiamo che l'ambiente sarà il grande tema. Parla a volte anche di sostituzione etnica e di limitare dei diritti di cittadinanza, cioè parla di una destra nazionalista e conservatrice. Ora, noi siamo un'altra cosa dal punto di vista dell'europeismo, non solo perché noi abbiamo fatto il PNRR e loro hanno votato contro, ma perché, più che citare Prezzolini, mi permette una battuta, mi ricorda un titolo di un film di Lando Buzzanca, scendiamo, fermate il mondo, voglio scendere, c'è un'idea che trasmette paura sul futuro del nostro paese. Allora, Stefano Candiani, entriamo subito con le mani nel piatto, perché l'incipit dell'accordo tra Calenda e Letta è il 25 di settembre ci sarà una scelta di campo, che ricorda un po' i toni della campagna elettorale del 18 aprile del 1948. Chi sta con l'Europa e l'Occidente, chi sta con l'Est, la Russia di Putin, l'Ungheria di Orbán. Immagino che a voi non convinca questo schema. No, ma non è che deve convincere me, guardi. Su questo il problema sarà che non riescono a convincere neanche i propri elettori. Perché Amendola adesso, che saluto, ha fatto un intervento mettendo a risalto tutte le cose che non gli piacciono del programma degli altri. Ma per una ragione molto semplice, non sono in grado di dirci che cosa c'è nel loro programma, perché sono forze politiche che hanno una condivisione molto minima su alcuni piccoli punti, ma per il resto dissentono in maniera drammatica, perché tutte le dichiarazioni fatte negli anni da Calenda e quello che dicono i Verdi di Bonelli, piuttosto che la sinistra che fa parte di quel massimalismo che ovviamente Letta vuole abbracciare appieno, non hanno nulla a che vedere con quello che diceva Calenda, quindi delle due l'una. O Calenda rinnega se stesso, perché il che non sarebbe peraltro la prima volta, perché qui ci troviamo con Di Maio tra i candidati che devono mettere in lista da qualche parte, per cui dicono ma io faccio l'accordo col PD, è il PD che fa l'accordo con Di Maio e quindi è un problema loro, come se A fosse uguale a B e B fosse uguale a C e A non fosse uguale a C, cioè questo è un sillogismo anche persino troppo facile aristotelico, certo. È evidente che sono tutte delle acrobazie che stanno facendo perché hanno capito che perdono le elezioni e cercano in tutti i modi di aggredire l'avversario demonizzando, quindi dicendo tornano i fascisti, arrivano le cavallette e tutto il resto, non hanno niente nel programma che possono poi attuare in concordia tra di loro, se non delle dichiarazioni di principio che poi ovviamente un minuto dopo sconfessano, come ha fatto Di Maio su tutta la sua linea politica degli anni passati dei 5 Stelle, e allora aggrediscono, fine. Allora Amendola, so che lei ha già una scarica di argomenti da contrapporre, intanto io voglio prima in maniera condivisa. Certo, intanto voglio sapere, però intanto queste incoerenze vanno spiegate. Da una importante osservatrice della politica come Daniela Preziosi, se davvero Calenda ha sconfessato se stesso, come ha detto poco fa Candiani, e da un'esperta di sondaggi come Alessandra Ghisleri, se davvero in realtà è una partita a perdere o se invece con questa nuova unione si rimette in pista una partita contendibile. Prima però ripartiamo dal film della giornata di ieri che ha raccontato per noi Michela Calloni. Veniamo con spirito costruttivo. È il giorno decisivo per il centrosinistra. Letta e Calenda si incontrano alla Camera dopo una settimana di accuse reciproche. I due leader cercano un accordo per presentarsi uniti alle elezioni. Ci incontriamo e vediamo se è possibile fare un accordo sugli uninominali oppure no. Era nostro dovere superare gli ostacoli che c'erano tra di noi
e essere in grado di trovare un'intesa che sia vincente, competitiva e alternativa a queste destre. Il segretario del PD e il capo di Azione hanno dunque deciso, correranno insieme alle elezioni. Ma questo patto piacerà alle altre forze politiche che potrebbero essere coinvolte nell'alleanza di centrosinistra? Prendiamo atto dell'accordo bilaterale tra Azione più Europa e il Partito Democratico. È un accordo che non ci riguarda. Qualsiasi ipotesi che contempli un diritto di tribuna è generosa, non ne abbiamo bisogno. Chiediamo un incontro al Partito Democratico per verificare se ancora ci sono le condizioni di un'intesa elettorale che coinvolga l'alleanza tra Verdi e Sinistra. Comincia la campagna elettorale alla Casa dei Volontari, là dove era partita la sfida per le comunali di Roma. E mentre il Popolo Democratico aspetta, il suo segretario incontra Luigi Di Maio alla Farnesina. Segretario, ha visto Di Maio? Che succede? E oggi sarà il turno degli altri due alleati riluttanti. Incontrerò Sinistra Italiana e i Verdi, domani stesso incontrerò poi Impegno Civico. Ci siamo parlati in questi giorni con coloro che sono al centro del progetto della nostra lista per un'Italia democratica e progressista. Presidente, ma a chi altro volete allargare l'alleanza? Lei ha detto che volete allargare l'alleanza. Ma io non sono solo del PD, per fortuna che abbiamo già dato. Allora, questo è il racconto della giornata di ieri, ma come si sa ogni giorno porta la sua pena. La nostra Erika Antonelli è fuori da Palazzo Chigi per una lunga giornata di incontri e di appuntamenti. Ragguagliaci, Erika. Buongiorno Francesco, sì, allora oggi è un'altra giornata convulsa per la politica, è finita da poco la presentazione del nuovo soggetto politico tra Italexit e Alternativa. Inoltre, secondo alcune fonti, è in corso in questo momento un incontro tra i partiti e il governo sul decreto aiuti bis e verrà fatto il punto dal sottosegretario Garofoli e dal ministro dell'economia Franco, e sono previsti anche altri incontri nel pomeriggio, innanzitutto tra il Partito Democratico e Sinistra Italiana, perché è ancora insomma non molto soddisfatta dell'accordo siglato ieri con Azione e con Più Europa, e poi anche un altro incontro all'interno del centrodestra per le candidature. Questi gli aggiornamenti. Allora, grazie Erika. Daniela Preziosi, due questioni. Calenda ha rinnegato se stesso con questo accordo, e se il centrosinistra sposta il suo baricentro verso il centro, connotandosi come polo macroniano, a quel punto la coperta è così corta che l'ala sinistra di Frattoianni e dei Verdi rischia di restare senza ombrello? Allora, iniziamo la prima domanda. Intanto buongiorno a tutti e a tutte. E la prima domanda, sì, un pochino Calenda ha rinnegato che cosa? Non se stesso nei temi, perché come dicevate, insomma, il programma sente molto, il programma di Massima che hanno stilato ieri risente abbastanza dei temi di Calenda, però anche con quelli del PD. Il fidanzamento secondo me è stato abbastanza, i patti prematrimoniali diciamo così sono stati abbastanza equilibrati, però ha rinnegato una cosa di se stesso, e cioè quella sua pulsione ad andare da solo, come aveva fatto per esempio a Roma, dove andare da solo era significato quindi non votare a primo turno per il sindaco del centro-sinistra Gualtieri, aveva significato prendere un sacco di voti, però nelle città si vota con due turni, quindi aveva potuto fare una prima battuta e una seconda convogliando i voti. In questo caso il rischio era grande di assumersi la responsabilità di non, ma in partita non ci sarebbe stato né il PD e i suoi alleati né Calenda, quindi sicuramente ha un poco, poi non voglio dire cifre perché c'è Ghisleri che è maestra e quindi non dirò niente, però sicuramente un poco ha perso rispetto a quella capacità di attrattiva. Io adesso sentivo proprio delle persone, delle fonti di Forza Italia che storcono un poco il naso, forse hanno più fatica ad allearsi a votare Calenda perché è alleato col PD, però secondo me Calenda ha fatto una grande
fatto insomma un esame di maturità, fino adesso faceva un po', insomma, faceva da solo, andava forte, sicuramente raccoglieva un'area di centro molto scontenta anche appunto dalla parte di Forza Italia, perché a Forza Italia sta succedendo uno smottamento, la trazione meloniana leghista, anzi meloniana di quella, certo, di quella alleanza è evidente, però appunto il gesto di maturità è importante secondo me ed è una, come dire, una laurea a un leader davvero nazionale. Quanto al baricentro della coalizione, Daniela? Il baricentro della coalizione, questa non è proprio una coalizione, è un accordo bilaterale tra PD e Azione e Più Europa. L'alleanza è un'alleanza solo elettorale, lo vuole la legge. Del resto tutte queste, diciamo, differenze, adesso facciamo finta di non sapere che Giorgia Meloni è stata all'opposizione di tutti i governi che ha votato la Lega. Non è che si può raccontare una storia. Poi non ho capito, l'agenda Draghi non so se piace del tutto al PD, so che piace molto a Calenda, ma la Lega l'ha, certo, votata l'agenda Draghi, questa cosa non si dice. Secondo me è un'alleanza elettorale, la sinistra, i Verdi e la sinistra italiana fanno come sempre la sinistra della coalizione, è successo già nel 2013, è successo ripetutamente anche prima, hanno ovviamente delle opinioni differenti, dei programmi differenti, ma l'alleanza, questa legge, questa terribile legge prevede esattamente questo, che, chiaro, ciascuno andrà con il suo programma e con il suo capo politico, lo faranno anche, certo, anche loro, anche se la destra, che anche se ha detto che è indicato chi sarà, nel caso prenderà più voti, però in realtà ciascuno avrà il suo capo politico, perché questo prevede la, allora, brutta legge con cui stiamo andando a votare. Allora, Alessandra Ghisleri, le chiedo un momento di pazienza, perché vorrei sentire prima Fabio Dragoni, così completiamo il quadro delle opinioni in campo e poi arriviamo ai numeri. Dragoni, poco fa Preziosi diceva, in realtà alleanza tra diversi c'è, cioè, tanto a sinistra quanto a destra, lo prevede questa legge elettorale. E allora ti chiedo, da una parte, di commentarmi i toni molto duri che i giornali di area centrodestra oggi hanno utilizzato nel commentare questo Unione, e poi se non credi che la Union Sacrée contro la destra, anti-europea eccetera, rischi di essere controproducente anche per la coalizione di centrosinistra. Ma guarda Francesco, del centrodestra si può dire tutto il male che si vuole, ma una cosa è certa, è una coalizione che esiste dal 1994 e i protagonisti sempre quelli sono. Mentre invece il centrosinistra ad ogni elezione deve reinventarsi qualcosa per poter essere competitivo da un punto di vista elettorale con il centrodestra. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione, sia Letta che Calenda erano costretti a fare questo accordo. Letta non poteva assolutamente rischiare di arrivare alle elezioni senza un accordo con il Movimento 5 Stelle e senza neanche un accordo con Letta. Sarebbe, certo, con Calenda, scusami, sarebbe stato un fallimento totale su tutta la linea, tant'è vero che da questo accordo numericamente Letta ne esce con le ossa rotte. Ma anche Calenda era costretto a fare questo accordo, perché? È vero che lui magari avrebbe preferito una corsa in solitaria, ma una decisione strategica di questo tipo non poteva che prenderla Emma Bonino, per un motivo molto semplice. Emma Bonino, sì, è titolare del marchio, del brand Più Europa. Non, sì, poteva Calenda permettersi di rompere con, però, Emma Bonino. Però gliel'avrebbe prestato, avrebbe Matteo Renzi a quel punto, no? 40.000 firme. Quindi era naturale che dovessero in qualche modo trovare l'accordo, okay, e devo dire che Calenda ha strappato un accordo straordinario sotto il punto di vista dei numeri, perché si è preso la possibilità di gareggiare sul 30% dei collegi, valendo il 10, 12, 15% al massimo della, allora, coalizione. Amendola, poi le faccio rispondere su tutti i punti, però prima Alessandra Ghisleri, perché se la narrazione diffusa tra tanti osservatori è quella che in realtà non c'è partita, perché anche se si costituisce un'Union Sacrée contro la destra risulta comunque una sorta di invincibile armata, lei ieri su La Stampa in un'intervista diceva, attenzione, guardate che in realtà la partita è ancora aperta, ed è ancora aperta oggi alla luce di questo accordo, secondo lei? Allora, intanto l'abbiamo detto tutti, è una legge elettorale quella che noi abbiamo, che deve spingere alle alleanze per poter essere competitivi. La traduzione dei voti proporzionali in seggi non è
così scontata, nel senso che non è, abbiamo un numero di seggi uninominali, 147 alla Camera e 74 al Senato, e rimanenti per arrivare a 400 alla Camera e a 200 al Senato sono proporzionali. In questa battaglia praticamente non è che la divisione proporzionale dei seggi rispecchia la percentuale proporzionale che vedete nelle intenzioni di voto, è molto differente. Su questa battaglia ovviamente si giocano i collegi elettorali. Se non ci fosse stata questa alleanza, Calenda avrebbe esaltato ovviamente la sua posizione centrale, guardando al suo bacino di affluenza del 10%, come ha detto prima, come è stato detto prima, ma avrebbe ovviamente non sarebbe stato competitivo in alcun collegio uninominale. In questa modalità la coalizione può avere delle chance migliori per giocare nei collegi uninominali. Forse hai ragione anche di questo, Ghisleri, che Calenda è riuscito a strappare delle condizioni che appaiono generose, quella spartizione 70-30% che non rispecchierebbe, secondo alcuni, poi sentiamo Amendola, in realtà il peso dei due partiti. Non vi sento più. No, le domandavo, è forse in ragione anche di questo che Calenda è riuscito a strappare delle condizioni generose nella spartizione dei seggi? Ma io credo che le condizioni generose vanno viste dal punto di vista di come saranno distribuiti i seggi e le liste nei diversi collegi uninominali e plurinominali. È ovvio che se questa legge è stata scritta, il Rosatellum, per due coalizioni che si dovevano confrontare una contro l'altro e perché dovevano, come dire, arginare la crescita del Movimento 5 Stelle 2017-2018. Come sempre ogni legge elettorale viene fatta e viene poi a svantaggio di chi la crea, i 5 Stelle nel 2018 fecero da soli più del 30%. In questo caso, ovviamente, quel 10% che manca nella somma dei voti delle due coalizioni al momento, centrodestra e centrosinistra, è dato ancora da quel movimento che si chiama Movimento 5 certo. Stelle. Questo cosa dice? Dice che se si vuole essere competitivi sui numeri, bisogna ragionare coi numeri e mettere da parte determinate posizioni, rischiando anche le grandi ammucchiate, come ho scritto ieri, come ho detto ieri. Il rischio è quello di trovare ovviamente la quadra certo. su un percorso. E io credo che Letta e il centrodestra dall'altra parte stanno cercando ognuno di lavorare, col vantaggio che il centrodestra è sempre stato unito anche certo. nelle liti eccetera, anche nelle amministrative abbiamo visto che hanno avuto dei dissensi, ma è una storia. E il centrosinistra deve trovare la sua quadra. Mi ricordo flash. Poi, ultimo, sì, prego. Che l'elezione decide negli ultimi 20-15 giorni, il dato diventa più importante. E mai come adesso, che la campagna elettorale certo. subisce anche una pausa estiva, sarà evidente da lì in poi, per cui i giochi sono ancora da fare. È chiaro. Allora, visto che parliamo di accordo, un accordo matrimoniale tra i promessi sposi, la nostra Erika Antonelli ha intercettato quello che noi potremmo chiamare, nel pieno rispetto della sua tradizione laica, il Fra Cristoforo, colui che ha favorito l'unione tra Letta e Calenda. Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa, buongiorno, spero che non si sia offeso se le ho dato del frate. Ma stiamo al gioco. Qual è stato l'ingrediente decisivo per far convolare Lombardo, adoro per far convolare a nozze Letta e Calenda? Prego. Ma io sono lombardo, ho sempre adorato il Manzoni e i Promessi Sposi, quindi non c'è nessun problema. Ma io credo che un po' gli argomenti sono stati detti, l'abbiamo anche messo per iscritto nel patto elettorale. C'è un primo punto che riguarda l'avversario che abbiamo davanti e che sarebbe stato comunque un avversario comune, una destra che non è più quella che abbiamo conosciuto fino al 2018, se vogliamo, guidata in qualche modo da un partito, dal Partito Popolare Europeo, Forza Italia. Questa è una destra guidata da Meloni e Salvini, che hanno precisi riferimenti politici anche in Europa, Orban, la Le Pen, nel caso di Salvini hanno reiteratamente anche certo. di recente manifestato le proprie posizioni
diciamo, non negative, non così negative come secondo me devono essere nei confronti di Putin. Quindi questo è un primo punto. Ma cosa stai dicendo? E quindi andando da soli, come spiegava, allora, Candiani... come spiegava bene Ghisleri, sì, vabbè, un attimo fa, proprio siamo la scorrettezza, come spiegava bene Ghisleri, un... no, Candiani, che cosa non la convince di questa, canta, di questa lettura? Non c'è nessun dileggio, nessuna... Ma no, molto semplice, che non sanno parlare di quello che vogliono fare, ma continuano a parlare male degli altri. Cioè, questo, chi segue la trasmissione l'avrà capito. Cioè, questo è il leitmotiv che li ha messi assieme. Allora, magari anche inventandosi qualche balla. No, no, quindi c'è un... le balle, insomma, chi ci ascolta sa benissimo che sto dicendo cose fattuali, non è... Dopodiché, se uno va a Mosca e dice sto meglio a Mosca che nelle capitali europee, come ha reiteratamente fatto, questa è una balla. Lo dice perché lo sono pensa. Dichiarazioni del passato, però, Benedetto Della Vedova, che molto precedenti all'adesione della Lega al del passato governo di unità nazionale. Fa, vogliamo vedere quante volte Della Vedova. Vabbè, dai, va bene. Candiani, ritorno tra poco da lei e da Amendola, evidentemente. Però Della Vedova, sì, ci racconti qualche il primo punto, dettaglio curioso della lunga riunione di ieri. È vero che c'è stato un momento in cui sembrava che tutto potesse saltare? Questo quando si fa una trattativa, un negoziato vero, politico, come abbiamo fatto noi, su obiettivi politici, cioè evitare di favorire l'avversario comune, trovare un perimetro politico comune, sintetizzo l'agenda Draghi, e poi trovare un accordo sul tema più squisitamente elettorale. È vero che alla fine la quadra è stata trovata quando avete consentito a Carlo Calenda di poter fumare al tavolo senza dover andare alla finestra? Questo credo che non si possa dire perché non si possa dire perché in quei locali non si potrebbe fumare, quindi mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Però è un accordo serio che da una parte apre la campagna elettorale e secondo me la riapre, perché chi pensa che fossero i giochi fossero chiusi, credo che da ieri tra di loro adesso voglio che si apra un confronto sulla agenda Draghi, perché entrambi ancora fate parte dello stesso governo che tra l'altro oggi riunisce i partiti della maggioranza per il DL Aiuti. È possibile richiamarsi ad un'agenda Draghi che richiama a un governo di unità nazionale di emergenza nato su volontà del Presidente della Repubblica oltre e sopra ogni formula politica? Nel documento di ieri c'è scritta una parola chiara: metodo e azione del governo Draghi. Che significa? Significa che il grande portato di questi 18 mesi in cui io e Candiani lavoravamo insieme mentre a Meloni ci bombardava è che quello che si fa, si dice, si fanno i conti e si spiega agli italiani in maniera chiara quelle che sono le necessità del paese. Il metodo Draghi significa che l'Italia in questi 18 mesi l'ha finita con le balle di promesse mirabolanti dove non si sa dove ci sono le coperture, poi non si fanno. Cioè Berlusconi addirittura ci ha proposto il 2001 in questa campagna elettorale. Allora io insisto su questo perché è ovvio, l'agenda di un governo che era composto da diverse forze ha delle differenze, molte cose che vuole il PD. Innanzitutto l'agenda sociale, cioè il come si ricostruisce lavoro in un grande cambiamento che è quello che stiamo vivendo, che è della transizione ecologica, come si fa a disboscare il precariato, come si fa a costruire dei salari per i lavori più poveri. Allora, tutte queste componenti ci hanno unito in questi 18 mesi, altre no, ma la cosa che unisce e che secondo me fa bene al Paese e farà bene anche a questa campagna elettorale è il metodo. Certo. Lei si ricorda la conferenza stampa del presidente Draghi? Andava lì e spiegava perfettamente come funziona, senza dire balle sull'Europa, perché quella dell'Europa, e ha ragione Benedetto Della Vedova, mi dispiace. Adesso andiamo da Candiani. Mi dispiace essere. Non è un'idea contro la destra, è la nostra fisionomia, perché la nostra comunità di destino non è un qualcosa che possiamo dire, allora, è un tema che non c'è in questa campagna elettorale. Candiani, l'altra parte i vostri avversari impugnano l'agenda Draghi, voi del governo Draghi ancora formalmente fate parte, non diventa questo anche un elemento di difficoltà dentro la coalizione, visto che Giorgia Meloni può rivendicare il fatto che è da sempre contro l'agenda Draghi?
No, beh, attenzione però, qui bisogna anche specificare che cos'è l'agenda Draghi, perché sennò si mette il titolo sopra il libro, poi le pagine dietro sono bianche, vabbè, chi si è visto si è visto. Cioè, quando Amendola dice prima il metodo, rivendichiamo il metodo Draghi e compagnia, attenzione, perché il metodo Draghi porta alla fine il governo Draghi a schiantarsi sulle incoerenze di chi componeva quella coalizione di maggioranza, perché i 5 Stelle, l'impazzimento della maionese, che corrisponde poi ai 5 Stelle che non riescono più a trovare una fase tra di loro e si dividono e mandano in frantumi la coalizione, e non è nient'altro che il prodromo di quello che poi è la coalizione di centrosinistra, o meglio di sinistra, che hanno messo insieme adesso. Perché quando metti insieme tutti per emergenza, o come stanno facendo cercando di fare loro adesso, chiamano tutti la sinistra, la pseudo-sinistra, quelli che di sinistra sono non sono stati e non si ricordano più come si chiamano, Calenda, Di Maio, Bonelli, li mettono tutti insieme e dicono pur di battere il centrodestra, fantastico. Il giorno dopo vanno al governo ed è lo stesso risultato del governo Draghi fra qualche mese, cioè perché tra di loro non hanno un denominatore comune se non quello di vivere in una situazione di emergenza e quindi doverla superare. Ora, io dico che non si può essere catalogati europeisti o non europeisti a seconda del partito politico a cui appartiene, bisogna guardare il contenuto del metodo. Cioè, con Amendola, e Amendola sa a cosa mi riferisco, abbiamo fatto azioni comune nei confronti dell'Europa contrastando anche politiche dell'Unione Europea. Penso a tutto quello che riguarda l'agroalimentare e alle visioni europee, certo, che sono esattamente Candiani, l'opposto rispetto però, agli interessi italiani. Fermo... Cioè, dire queste cose, Stefano, quando le dice Amendola è europeista, quando le dico io sono anti-europeista, Stefano, diciamo le stesse cose. Stefano, io lo rivendico, noi negoziamo sul Nutri-Score per difendere l'agricoltura italiana, cioè, allora, negoziamo sempre, perché aspetta, fammi finire, negoziamo sempre... Non si può etichettare sempre a seconda, se Stefano, se non serve buono, se Stefano, non serve il PD non si può. Scusami, noi negoziamo perché l'interesse nazionale va sempre difeso in Europa. Chiaro. Però quello che c'è scritto nel programma della tua leader, Giorgia Meloni, cioè della candidata premier della tua c'è scritto: noi scriveremo che la legge italiana ha la supremazia su quella europea in Costituzione. Questo, tu che conosci le leggi europee, significa rompere. Allora, fermatevi un momento, devo salutare. Non è così. Ritorno tra poco da voi. Fatemi salutare il nostro Fra Cristoforo, alias Benedetto della Vedova, concluso l'accordo matrimoniale tra Letta e Calenda. Adesso c'è il problema dei Verdi e di Sinistra Italiana. Lei che cosa si aspetta, dentro o fuori? Ma guarda, il nostro non è proprio un matrimonio, al massimo è un'unione civile, ma voglio dire a Candiani che... Casomai se c'è da chiamare in qualche modo, questo è centro e sinistra. Centro e sinistra. Noi siamo un centro europeista, riformatore, liberal democratico. Credo allora, che tutte le nostre posizioni lo testimoniano. Noi ieri abbiamo fatto un patto elettorale col PD, sapendo che il PD sta negoziando anche con altre formazioni. Abbiamo posto non le condizioni, abbiamo detto noi ci stiamo felicemente se questa è la cornice. Cioè, per esempio, che i candidati sull'uninominale che condividiamo non abbiano le caratteristiche di essere stati dei leader anti-Draghi. Allora, grazie. Benedetto della Vedova. Riparto da una dichiarazione di Antonio Tajani. Ieri il terzo polo è morto definitivamente. Sarà vero? Certo è che con la costituzione del campo di centro e sinistra, come lo chiama Benedetto della Vedova, sembra che si ritorni a uno schema bipolare. Ma è davvero così? O ci sono delle altre soggetti, altre galassie al di là di questo schema? Il nostro Andrea Milluzzi ha provato a giocare un po' scherzosamente anche con Guerre Stellari per provare a raccontarci qual è la geografia astronomica della competizione che si concluderà il 25 di settembre. Andrea, ben ritrovato. Grazie Francesco, buongiorno. Sì, appunto, stiamo ancora decidendo un po' i nomi. Noi abbiamo deciso di giocare un po' su Guerre Stellari, quindi abbiamo un po', possiamo partire da quello che era la situazione prima della caduta del governo Draghi, andando a chiamare le galassie con i loro pianeti. Nel pianeta Tatooine, dove appunto l'ex premier ancora in carica, Mario Draghi, era riuscito a mettere insieme una coalizione di maggioranza che andava appunto da Salvini e Berlusconi a Conte, a Toti, Letta, del PD e Calenda, e da qui erano rimasti fuori solo pochissimi attori, appunto Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia, la principale partito dell'opposizione, ma anche Fratoianni, l'unico di sinistra italiana fuori dallo schema, e Paragone, che adesso ritroveremo in questa
questa nostra panoramica sui pianeti che si stanno andando ad allineare verso il 25 settembre. Andiamo al cartello successivo, dove appunto possiamo vedere quello che è rimasto del pianeta Tatooine, l'agenda Draghi, cioè coloro che si sono, in qualche modo si stanno parlando per capire se riescono a mettere insieme un'alleanza che possa andare a portare avanti quel programma. Ovviamente qua c'è un punto interrogativo, l'hai detto tu, Nicola Fratoianni, la sinistra, oggi alle 15 si vedranno appunto con Letta, con il PD, per capire se in questa alleanza appunto dove Calenda è entrato ieri in maniera decisiva, dove Di Maio fuori dal 5 Stelle di Conte sta cercando ovviamente di rimanere, e dove invece Speranza, il ministro in carica, è saldamente ancorato. Cosa farà Fratoianni e Sinistra Italiana lo capiremo oggi, mentre dall'altro lato, insomma dall'altra galassia, il pianeta Florum si è ricomposto in quello che era un po' il centrodestra tradizionale, quindi non più centrodestra di governo e di opposizione, ma la Lega, Berlusconi sono rientrati nel campo del centrodestra, dove ovviamente la galassia Meloni di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, scusatemi, sta andando molto spedita verso quella che può essere, secondo i sondaggi, appunto una vittoria. C'è ovviamente anche Maurizio Lupi e l'UDC, dove stanno ancora cercando di entrare nel simbolo presentato non ufficialmente negli scorsi giorni. E ottenere anche qualche collegio sicuro. Qualche collegio, lì poi il tema è ovviamente tutti i pianetini delle galassie devono ancora essere assegnati. Questo, diciamo, è lo schema dei due grandi sistemi solari, no? Del bipolarismo di cui avevamo parlato. Però, come ogni sistema solare, come ogni universo, ci sono poi gli astronauti, ci sono un po' le meteorite, ci sono un po' anche quelli che stanno ancora cercando una collocazione. Doveva esserci un terzo grande pianeta, il terzo polo. Del terzo polo è rimasto ben poco. Sappiamo, per esempio, che l'abbiamo chiamata le stelle cadenti al centro, perché la direzione ancora dobbiamo trovarla. Matteo Renzi, Italia Viva, sta andando da solo, l'ha dichiarato ieri, noi siamo coraggiosi, andremo avanti, l'obiettivo è arrivare al 5%. Giovanni Toti invece si sta in qualche modo avvicinando al centrodestra, a quel pianeta Florum di cui parlavamo, ma non c'è ancora atterrato. Vedremo se questo terzo polo rimarrà veramente solo la casa, il pianeta di Matteo Renzi. C'è poi un altro pianeta che si sta costruendo, chiameremo il polo giusto col punto interrogativo, perché ci facciamo alle parole di Giuseppe Conte. Qua il leader dei 5 Stelle, che appunto è rimasto fuori dall'alleanza di centrosinistra, sta capendo se riuscirà in qualche modo a capeggiare dall'alto del suo partito una coalizione di sinistra, dove potrebbero esserci Potere al Popolo di Cremaschi, dove ci potrebbe essere una nuova formazione di Luigi De Magistris. Ci sarà il nuovo partito di Michele Santoro? Ancora non lo sappiamo. Se ci fosse, questa potrebbe essere la sua collocazione. Di Battista tornerà? Non tornerà? Anche lui non lo sappiamo finora, ma ovviamente questa è la sua galassia. Infine, l'ultima galassia ancora in formazione, proprio questa mattina abbiamo visto, abbiamo parlato prima, la formazione di, diciamo, l'alleanza contro tutti, quelli che sono stati sempre all'opposizione del governo Draghi, come l'Italex di Luigi Paragone, che questa mattina ha presentato il simbolo con Alternativa di Pino Cabras. Allora, grazie Andrea Milluzzi. Tra l'altro più tardi Gianluigi Paragone ci verrà a trovare. Alessandra Ghisleri, si torna allo schema del bipolarismo che ha segnato la Seconda Repubblica, o da queste altre galassie potrebbero emergere delle sorprese inaspettate? Beh, la pulsione è quella del bipolarismo, perché se Letta e il centrosinistra cercano di allargare la propria coalizione, vuol dire che si va verso quella direzione. C'è da dire che dobbiamo ricordare che ancora oggi fino al 40% dell'elettorato è indeciso. All'interno di quell'indecisione troviamo molti elettori che non sanno se andare a votare e per chi votare, quindi a loro, come dire, c'è una grande attenzione, e quell'attenzione potrebbe suscitare anche delle differenze. Poi vediamo, perché il fatto di Renzi, il partito di Renzi, potrebbe essere anche interessante, perché ovviamente rappresenta la formazione al di fuori, certo, e lui potrà raccontare la sua storia in maniera libera, no? Non chiaro, vincolato da. Al di da là dei numeri, di Ghisleri, mi aiuti a capire, da esperta anche di comunicazione politica, quanto appeal ha il richiamarsi all'agenda Draghi o il contrastare l'agenda Draghi e lo schema noi siamo per l'Europa e quegli altri invece ci riportano a Mosca e a Budapest? Fa presa sull'elettorato? Allora, intanto fa più presa il fatto di sapere chi, insomma, un po' quello che è successo fino adesso, ha fatto presa il sapere chi è stato a far cadere Draghi, perché gli italiani in maggioranza si sono sentiti sconfitti, un po' deluso di quello che è accaduto. Poi bisogna vedere se nella memoria esiste questo.
Applicare l'agenda Draghi è veramente complicato per tanti motivi, perché Draghi non doveva ricevere, non doveva raccogliere consenso politico e quindi non doveva andare incontro agli elettori. Dalle iperboli dell'inizio di campagne elettorali si inizia a comprendere che ovviamente i cittadini sono confusi e un po' spaventati, perché qualsiasi dichiarazione deve essere giustificata poi dalla possibilità di poter attuare quello che si dice in campagna elettorale. Ed avendo dei tempi così brevi, ovviamente la memoria è un po' meno corta. Quindi questo sì, sicuramente. I temi della politica estera sono interessanti, sì, per le ricadute non solo economiche, certo, ma anche su quelli che sono i servizi, perché questa campagna elettorale ha un centro molto importante, che è il cittadino e l'accesso facile ai servizi. Perché? Perché lo Stato e il governo, nel momento in cui tutelano l'accesso facile per tutti ai servizi, vuol dire già che tutelano delle persone. Chiaro. L'accesso alla medicina, l'abbiamo imparato con la pandemia, l'accesso facile alle scuole, agli asili, permettendo alle donne ad esempio di andare a lavorare. L'accesso ai servizi diventerà sicuramente una di quelle anche a loro insaputa, nel senso, è vero che vogliamo più soldi e più denaro, ma se hai l'accesso ai servizi ovviamente inizi ad avere una vita molto più semplice. Allora, prima di chiederlo a Mendola, lo chiedo a Daniela Preziosi: perché Matteo Renzi è stato escluso dal campo del centro-sinistra e credi che se rimane con il cerino in mano avrà la capacità di trasformarlo in una fiaccola, dal momento che potrà godere delle praterie di questo centro, terzo polo, che dir si voglia? Intanto io non credo che sia stato proprio escluso, non ha avuto l'umiltà di mettersi al pari degli altri, perché senza molte simpatie, per ragioni diciamo più che personali direi anche politiche, tra sia Letta che Calenda ieri hanno invitato Renzi a fare la sua parte, cioè di stare dentro un'alleanza elettorale e fare il suo gioco, schierare le sue liste a fianco di quelli che, tra l'altro, vuol dire, Matteo Renzi adesso non vuole sentire parlare di ex 5 Stelle, vorrei dire che è uno dei grandi autori del governo Conte 2, perché fu lui insomma un po' a spingere il Partito Democratico non solo a fare quel governo, ci voleva poco a quel Partito Democratico per convincerlo, ma anche addirittura ad accettare quella condizione assurda, cioè certo, di accettare il taglio dei parlamentari senza nessuna contropartita. Comunque io penso che Matteo Renzi resta solo perché politicamente si è bruciato tutti i ponti che aveva intorno, anche per questo non sarà un raccoglitore di fiamme di centro, perché è riuscito a litigare con tutti, certo, diciamo, non è riuscito a costruire nessuna alleanza, insomma la capacità politica nessuno gliela nega, è solo che questa capacità non ha saputo creare, diciamo, allargare un po' il suo campo. Farà la sua battaglia, mi sembra una battaglia tutta in salita, ma non ho, come capito, dice Alessandra Ghisleri, potrebbe anche essere una battaglia molto interessante, perché l'uomo ha sempre mostrato grandi capacità di sorprendere. Quelli che altri definiscono solitudine, noi lo chiamiamo coraggio. Fabio Dragoni, c'è tutto il mondo dei moderati del centrodestra che forse speravano che Calenda corresse da solo per far convergere lì i loro voti. Potrebbe sostituirsi in questo ruolo Matteo Renzi? Ma guarda, io avevo tanti capelli nel 1994, più di ora, sicuramente più di ora. È dal 1994 che si rincorre questo grande mito, il mito del centro. Ve ne ricordo alcuni: Mariotto Segni, poi c'è stato Gianfranco Fini, poi c'è stato Luca Cordero di Montezemolo, poi c'è stato Monti con l'agenda Monti. Perché allora, ora si parla di agenda Draghi, allora si parlava di agenda Monti. Allora, l'Italia è stata sostanzialmente sempre un paese bipolare. Da una parte la destra, chiaro, la destra con Berlusconi, certo, dall'altra tutto ciò che è contro Berlusconi. Nel 2018 è successo qualcosa, che questo schema si è interrotto, non perché si è introdotto un grande centro, ma si è introdotto una cosa come il Movimento 5 Stelle, certo, che tutti abbiamo visto che fine abbia fatto. Chiudo. Il grande centro non esiste semplicemente perché non esistono gli elettori che possono votare questo grande centro. Allora, e soprattutto quando si parla di agenda Draghi, io sto già dormendo.
Certo. No, le posso fare una battuta? Draghi. L'agenda Draghi la sta rispettando perfettamente Stefano Candiani, che si sta sventolando con un fornello, per cui significa che non accende il condizionatore, come aveva detto Draghi. È una battuta, Candiani. Riparto da lei e dal suo leader dopo la pubblicità, perché mentre i partiti nei palazzi discutono di tattiche e di spartizione dei seggi, Matteo Salvini è ripartito con una campagna pace a terra nel profondo sud. Dopo il break. Possono far sbarcare migliaia di clandestini in un momento di crisi economica come questa per milioni di famiglie. Cosa si può fare da qui al 25 settembre? Di cosa ho bisogno? Ho bisogno che voi in questi 54 giorni usiate ogni giorno per parlare alla testa, ma soprattutto al cuore di chi nei mesi scorsi si è deluso, si è rassegnato pensando che non cambiasse mai. E allora raccogliamo l'appello, parliamo di questioni concrete. Stefano Candiani, Salvini ha iniziato ieri da Bari il suo viaggio nel profondo sud che lo porterà a Lampedusa. Già domani sarà il tema degli sbarchi e del contrasto all'immigrazione clandestina, il cavallo di battaglia del centrodestra tutto o solo della Lega? No, non credo che sarà necessariamente il cavallo di battaglia. È uno dei tanti problemi che sono stati lasciati lì, lasciati nell'angolo, purtroppo, perché è arrivata una pandemia che ci ha sovrastato con delle priorità, ma che continua ad esistere. Attenzione, perché non parlare, non affrontare il tema immigrazione, soprattutto non ricordarci che un'immigrazione incontrollata come quella che arriva a Lampedusa è un costo enorme per l'Italia, significa fare un altro danno. Poi possiamo parlare di PNRR, parliamo di tutto quello che vogliamo, però anche rimettere ordine in quel settore che nel frattempo è stato abbandonato dalla Morgese, perché oggettivamente Viminale non l'ha gestito, è fondamentale. Due numeri: 40.000 gli sbarchi ad oggi, siamo praticamente sulla soglia degli 80.000 proiezione annua. Certo. Questo costa oggi, perché hanno riportato il costo pro capite nella gestione di quando uno sbarca in Italia, 35 euro, porta una proiezione dei costi a 1,5 miliardi all'anno. Candiani. Cioè, se gli italiani oggi possono prendere e gettare via 1,5 miliardi all'anno perché non c'è una gestione dell'immigrazione, dico certamente no. Quindi è giusto che Salvini vada a Lampedusa, è giusto, chiaro, che il problema sia riaffrontato e ciascuno dia la propria soluzione. Le posso fare una domanda? Il fatto che Salvini vada a Lampedusa è l'implicita conferma che ha rinunciato alle ambizioni di andare a Palazzo Chigi e vuole così dimostrare che ambisce a tornare al Viminale? Ma guardi, le potrei rispondere, rispondo con una battuta. Il fatto che Letta ieri sia andato, mi sembra, alla Casa del Popolo a inaugurare la campagna elettorale. Casa dei volontari. Ha deciso, la Casa dei Volontari ha deciso che vuole rinunciare a qualsiasi velleità politica e quindi va a fare volontariato. No, sono fatti simbolici, certo, e sono fatti ovviamente che appartengono anche a una storia politica. Poi tutto, chiaro, il resto lo lasciamo ad Osho e ai commenti politici, alle battute anche sarcastiche per in campagna elettorale ci stanno. Certo. Ma noi abbiamo ovviamente sulla sicurezza un brand e abbiamo ovviamente una nostra linea politica che intendiamo affermare nella coalizione di centrodestra e con la coalizione di centrodestra. Amendola, a proposito di temi concreti e di Europa, sul tema dei migranti, l'Europa così generosa nel darci soldi post pandemia si rivela invece matrigna. No, io questo non è vero, perché abbiamo fatto due accordi. Capisco che si va sul tecnico e sembrerà che voglio sviare e non voglio andare sulla propaganda, l'invasione. Noi stiamo gestendo negli ultimi anni, appunto con il governo insieme, quella che è un'emergenza, che ha anche dei risvolti politici per la situazione in Tunisia e in Libia, ma qui non voglio aprire una parentesi che andrebbe troppo sul concreto. Apriamola. Sì, no, non ti preoccupare, vado sul concreto, Stefano. Ci sono due accordi che abbiamo firmato, uno a giugno a livello di Consiglio dei Ministri degli Interni, e la ridistribuzione adesso si farà 22, prima erano solo 4 stati che lo facevano l'accordo di Malta. Quindi il sistema europeo si è mosso in quell'indirizzo. E grazie al lavoro di negoziato fatto anche dal Presidente Draghi, noi abbiamo fatto un accordo a livello europeo
con un fondo da 12 miliardi in un nuovo programma in cui si interverrà in 8 paesi di origine o di transito, certo, per azioni concrete. Quello che faceva l'imbarazzo per la... No, un momento, Stefano, non posso andiamo... fare una domanda? Prego, imbarazzo per la decisione di Vincenzo De Luca di fermare al porto di Salerno l'Ocean Viking. Stefano, non andare sui temi della ridistribuzione, perché quando... te lo chiedo. Quando era ministro Salvini, quando era ministro Salvini, il numero dei rimpatri era minore a quelli che sono... Non dite bugie, non promettete cose che non sapete. Fare. Dimmi quanti sono? Guarda, io non ti interrompo, però i numeri parlano chiaro. No, ma non ti interrompo, dimmi solo no, numero, mi stai interrompendo. Voi proponete di fare 100.000 rimpatri. Quando era ministro Salvini e gli interni avete fatto 7.000, meno di quelli che fece Gentiloni. Quindi Borghese, facciamo una campagna elettorale seria, seria, concreta. Non dite bugie. Allora, ricorro al suo soccorso. Il tema dei migranti che tanto giovò a Salvini nel 2018 e poi nella sua stagione al Viminale ha ancora presa sull'elettorato? Lo chiede a me? Sì. È molto meno, perché ovviamente, dopo, come ha detto prima Candiani, la pandemia, la guerra in Ucraina fanno dimenticare determinate posizioni. È anche vero che se viene sollecitato e come dire, descritto, può tornare in agenda. Okay. Il dato è, torniamo ai servizi. Appunto, quello è. I servizi che vengono, come dire, soppressi a favore magari dell'immigrazione per determinate classi, eccetera, ad esempio a livello comunale, a livello regionale, per le abitazioni, certo, la casa, l'accesso alla casa, allora quello è un tema che ha a che fare con l'immigrazione. Allora anche su questo diventa complicato. Posso dire tre cose? Rapidamente, do tre numeri veloci, perché la Ghisleri ha ragione, si giocherà sulle condizioni di vita degli italiani. Okay. Sulla sanità noi abbiamo 15 miliardi per fare sanità di territorio, telemedicina e cambiare questo sistema. Abbiamo i soldi per investire sulle casse, sulla rigenerazione urbana e sul trasporto pubblico. Si parlerà di questo e i soldi, le risorse per la prima volta le abbiamo, la discutiamo di quello invece. Allora fermiamoci, andiamo fuori da Palazzo Chigi perché c'è la nostra Erika Antonelli che tu ha intercettato contro uno dei protagonisti della giornata di oggi, Pino Cabras, capo portavoce di Alternativa, che si unisce con Italexit, che vorrebbe voltare le spalle a quei soldi. Erika. Sì, eccoci. Allora, quello che è emerso oggi da questa presentazione del soggetto politico è che l'opposizione deve disturbare. Quindi io chiederei al mio ospite se questa è la vostra campagna elettorale soli contro tutti. Sicuramente siamo diversi dalla maggioranza dei partiti che hanno appoggiato il governo Draghi e che ora stanno cercando di smarcarsi dalle scelte che hanno fatto e che non hanno fatto. Noi rappresentiamo un'Italia diversa che ha sofferto per la pessima gestione della pandemia e per la pessima gestione dell'economia, che non potrà essere salvata da un PNRR che è in sostanza del denaro a debito, che sarà governato da un gruppo di tecnici con un po' di spartizione da parte dei partiti. Allora Cabras, la devo fermare che dobbiamo andare in pubblicità, la rinvito in studio magari con Enzo Amendola, così vi confronterete anche su come utilizzare i fondi europei. Ci dobbiamo fermare. Grazie Amendola, grazie Alessandra Ghisleri, Stefano Candiani, Daniela Preziosi e Fabio Dragoni. Corriamo in pubblicità, torniamo subito. Di nuovo in diretta, subito dal TG di La 7. Vedo pronta Cristina Fantoni. Cristina, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, le notizie delle 13.30, naturalmente il quadro politico innanzitutto, che si deve ancora comporre per quel che riguarda la coalizione di centro-sinistra. Il risultato più importante portato a casa ieri, proprio in questi minuti, cioè l'accordo tra Letta e Calenda, con la definizione del segretario del Partito Democratico. Calenda sarà il nostro magnete per i voti dispersi del centrodestra. C'è però un fronte ancora tutto da gestire che riguarda la Sinistra Italiana e Verdi. L'incontro oggi per
capire chi salirà a bordo di questa coalizione. Poi ci sono i mugugni di Maio e naturalmente la posizione di Renzi, che è molto critica in queste ore. Centrodestra che prosegue il suo confronto per candidature e programmi con un video di poco fa di Silvio Berlusconi. E poi tutto il fronte internazionale, che è molto composito, riguarda naturalmente il conflitto in Ucraina, ma la tensione massima in questo momento tra Stati Uniti e Cina per la visita appena terminata, peraltro, della speaker della Camera Pelosi a Taiwan. Ci sono manovre militari intorno a quell'isola, ci sono la Russia e la Corea del Nord che si schierano con la Cina nelle accuse dei confronti degli Stati Uniti, insomma una tensione a livello internazionale che vi racconteremo e aggiorneremo nel corso del telegiornale. E poi, per quel che ci riguarda, torneremo anche sulla vicenda del suicidio assistito, ieri la morte di Elena, questa 69enne donna malata oncologica terminale, che ha scelto di morire in Svizzera, con una spiegazione affidata anche a un video e l'aiuto di Marco Cappato, che questa mattina, come preannunciato, si è denunciato a Milano. Il reato è quello di aiuto al suicidio. Vedremo quali sono gli sviluppi della situazione e anche i commenti politici. 13.30 al telegiornale, a te. Grazie Cristina, saluto subito i miei ospiti, a partire dal professor Domenico De Masi, sociologo, grande studioso del lavoro, preziosa la sua presenza oggi in una puntata in cui ragioneremo tanto del reddito di cittadinanza quanto del rischio che le macchine e i robot sostituiscano il lavoro umano. Saluto e ringrazio Gianluca Brambilla, imprenditore brianzolo, oggi attivo anche nel campo dei gelati. E poi davanti a me Tommaso Cerno, senatore del Partito Democratico con un glorioso passato di giornalista e forse anche futuro, visto che ha deciso che non si ricandiderà, e Gennaro Migliore, parlamentare di Italia Viva. Migliore, io devo subito approfittare di una domanda di politica politicante prima di entrare nel merito delle questioni. Italia Viva nella solitudine del terzo polo, vi hanno lasciato soli o siete voi che avete voluto correre da soli? Ma io direi che non è, diciamo, il tema di essere soli o non essere soli. Noi abbiamo offerto in più occasioni delle sponde per un dialogo sui contenuti. Questo poi si è tradotto invece in una discussione sui posti, ai quali noi non eravamo particolarmente interessati, e quindi, diciamo, si è determinato una inversione di quello che veniva detto in precedenza. La Bibbia dice che si è schiavi delle proprie parole quando le parole escono dal proprio senno, e quindi io ho visto, ho sentito quello che diceva Calenda fino a qualche tempo fa, cioè che noi avremmo fatto un accordo su qualche collegio e che poi lui avrebbe costruito il terzo polo. È stato esattamente l'inverso, e questo sinceramente credo che gli elettori saranno in grado di distinguerlo nel momento in cui sceglieranno. Le aspetta una campagna elettorale sicuramente difficile, sicuramente anche molto appassionante, visto che correre da soli non sarà semplice. Correre verso il 25 di settembre, all'inizio di un autunno che non solo Draghi ha definito complicato, ma che rischia di essere esplosivo per quel che riguarda le tensioni sociali legate alla crisi dell'inflazione e del caro dei prezzi. Proprio in queste ore Franco sta incontrando i rappresentanti dei partiti per mettere a punto il nuovo decreto aiuti. Noi ripartiamo da qui, dal problema del caro vita in una delle regioni più colpite da questo, la Sicilia, e dalle ricette che sono state messe in campo dal primo decreto aiuti, il bonus di 200 euro, e da quella che dovrebbe arrivare con il prossimo decreto, la decontribuzione. Meglio i 200 euro o uno sgravio in busta paga? Meglio la gallina domani o l'uovo oggi? Silvia Andretti. Meglio 200 euro subito o degli sgravi fiscali in busta paga? Sgravi fiscali in busta paga perché è dipendente, 200 euro subito per gli imprenditori. Per adesso è meglio preferire 200 euro, fanno più comodo. Degli sgravi fiscali più duraturi? Decisamente i sgravi fiscali, perché i soldi vanno e vengono. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Non lo so, se oggi è meglio l'uovo e la gallina domani. La gallina può attendere, meglio l'uovo oggi. Questi 200 euro come li avete spesi?
Ancora li devo incassare ancora. Le ho usate le bollette? Ho bollette della luce, il gas che è aumentato, la spesa. Non sono sufficienti, sono sempre pochi. Le avrebbe fatto comodo per le bollette? E a chi che non fanno comodo i soldi? Adesso stanno pensando di eliminare il bonus e di... Diciamo, aumentare le bollette. Io non... Diminuire le tasse. Diminuire. Ma io nella mia vita non ho mai visto niente che diminuisce. Va sempre tutto aumentare. Entrano di più, escono di poco, come si suol dire. Dove lo Stato dà, dove li vuole. Non 200, ma forse ne vuole 400. Sul bonus 200 euro, lei ha ricevuto? Come professionista io non ho nessun bonus. E per noi partita IVA, chi ci pensa? Non mi piacciono i bonus, non mi piace il reddito di cittadinanza, non mi piace disperdere risorse pubbliche senza un controllo e senza finalità concreta. Tutto deve costare meno e non devi essere sempre aiutato con bonus a pioggia. Quindi meglio la gallina domani che l'uovo oggi? Meglio le cose giuste al momento giusto. Tommaso Cerno, ti interpello e ti do del tuo anche come giornalista e ti domando, il bonus dei 200 euro distribuito con il decreto aiuti era figlio di una stagione del passato, quella del governo Conte 2, e invece la decontribuzione va nell'ottica anche di colmare il divario dei salari che, lo sappiamo, in Italia sono i più bassi d'Europa? A me sembra che sei partito da un presupposto, che a me sembra che non ci sia neanche l'uovo domani, nel senso che credo che il livello di povertà raggiunta da famiglie italiane che non avevano mai visto la povertà sia molto più ampio di quello che noi percepiamo, e che questo tipo di approccio, cioè il mantenimento di un sistema paese dove si dialoga soltanto con chi già ha, sia il grande limite che la sinistra ha oggi in questa campagna elettorale, che dovrà affrontare il grande spettro, chiedere scusa a milioni di poveri che non sono considerati tali e che non parlano più con chi prende queste decisioni. Io trovo che un paese che si trova a dover dare 200 euro oggi e una decontribuzione domani, al di là della, diciamo, derivazione culturale che possono avere i due provvedimenti, sia un paese che non, dove i cittadini non sono più in grado di vivere a casa propria, che ha bisogno di un'elemosina di Stato, che tra l'altro viene fatta anche, come dire, notare, viene fatta anche notare, e credo che questa sia la strada per perdere completamente di vista, certo, ciò che può avvenire in, credo, 7-8 milioni di famiglie italiane da qui a pochi mesi. Quindi mi auguro che il discorso si elevi. Concluso su questo. Il reddito di cittadinanza, su cui poi discuteremo sicuramente, a me pone un problema inquietante. Cioè un paese che dà qualche centinaio di euro a qualcuno che è povero e non riesce a vivere, e si trova che queste poche centinaia di euro fanno concorrenza al mercato del lavoro al punto, certo, che notiamo dei fenomeni di chi preferisce. Beh, questo ti fa capire il livello di inciviltà del lavoro in questo paese, chiaro, in questo momento, e di inciviltà dei salari, non di inutilità del reddito. Allora, professor De Masi, ha toccato Tommaso Cerno un tema che le sta particolarmente a cuore, il tema della povertà. È il nostro un paese che disprezza i poveri? Ma essendo un paese per grande maggioranza cattolico, e con una presenza notevole di persone di sinistra, dovrebbe essere il paradiso per i poveri, dovrebbe essere il luogo in cui dalla povertà si esce il più velocemente possibile. Invece non è così. Vede, durante i mesi del governo Draghi, i poveri sono aumentati di 570.000 unità, cioè più di mezzo milione di poveri in più rispetto ai già tantissimi che c'erano. Tenga conto che ormai i poveri in povertà assoluta sono più di 5 milioni e i poveri in povertà relativa sono quasi altrettanto. Quindi noi ci avviamo verso un autunno sicuramente critico, con una massa enorme di persone che già in questo momento non ce la fanno. Vede, ieri c'è stato tutto un tripudio sui giornali perché avremmo raggiunto il 60% di occupati in Italia. Sì, come li abbiamo raggiunti? Da solo. Glielo dico io. Nel 2002... Digli al socio di dare un'occhiata ogni tanto. Nel 2002 gli occupati in Italia erano il 57%. Poi sono state introdotte le leggi Biagi, poi è stato ridotto il cuneo fiscale per i privati, poi è stato abolito l'articolo 18,
Poi sono state date tutte le provvidenze del Jobs Act e poi tutte quelle successive connesse alla pandemia. Alla fine di tutti questi milioni regalati alle imprese, alla fine di centinaia di ore di scioperi e di conflitti, siamo passati dal 57 al 60%, siamo cresciuti di 3 punti. Nel frattempo la Germania è arrivata al 79% certo. di occupati. Questa è la situazione e da qui dobbiamo partire e da qui dovranno partire i governi, il governo allora, qualunque sia da settembre prossimo. Soprattutto alla luce di un dato, quello dell'inflazione che rischia di essere strutturale. Brambilla, lei che da imprenditore è sempre stato contrario ai bonus, le mance, Tommaso Cerno ha parlato addirittura di elemosina di Stato, crede che la strada giusta sia quella di contribuire, di togliere il peso della contribuzione sul lavoro per alzare i salari o il problema? Il problema è che siete voi imprenditori che insomma tenete troppo il cordone della borsa stretto quando si tratta di pagare i propri dipendenti. Magnani, se tu finisci la tua domanda con questa affermazione, in realtà fai un torto ai sindacati. Quindi i sindacati che cosa hanno fatto negli ultimi 20 anni in Italia? Non hanno saputo negoziare con i padroni le remunerazioni delle persone? No, ti posso garantire che hanno saputo tutelare benissimo i dipendenti. Perché ci siamo ritrovati in questa condizione? Questa secondo me è la vera domanda e come potrà confermarti il professor De Masi, è perché in Italia non è cresciuta la produttività. Noi continuiamo a lavorare male, in questo paese si lavora male. Lavorando male non cresce la produttività, non cresce il prodotto interno lordo. Il nostro prodotto interno lordo vivacchia, stagna da 20 anni e siamo arrivati finalmente alla resa dei conti, che siamo diventati un paese povero, che non è in grado di aumentare i salari e i sindacati lo sanno benissimo che il mondo delle imprese non è in grado di, se non arriva una riduzione del cuneo fiscale, soldi non ce ne saranno. E noi rimarremo sempre in queste situazioni quindi di stallo. Noi dobbiamo prendere il toro dalle parti delle corna, diciamo noi in Brianza. Dobbiamo ragionare, per dirla sempre al professor De Masi, non come la Chiesa Cattolica Romana, ma dobbiamo cominciare a ragionare come la Chiesa Cattolica Ambrosiana, dove ogni giorno ci mettiamo in discussione su come produrre meglio, produrre certo. di più, riorganizzarci. E questo richiede allora, però quel minimo di flessibilità sociale certo. nel mondo del lavoro, all'interno delle aziende, che una parte della sinistra, una parte della Chiesa Cattolica allora, e una parte dell'opinione pubblica non vuole tra cambiare. Tra poco, caro Brambilla, le presenterò una sua collega, imprenditrice come lei, che ha deciso di sua spontanea iniziativa di dare un aiuto concreto ai propri dipendenti. Ma prima di arrivare alla nostra ospite, voglio sentire Gennaro Migliore, perché quei dati che vedevamo poco fa su quanto poco, anzi per nulla, siano cresciuti i salari in Europa, fotografa un problema clamoroso che è quello dei salari bassi. Dopodiché la ricetta di decontribuire è una ricetta antica che non rischia di togliere dalla povertà oggi dei lavoratori condannandoli alla povertà domani, perché decontribuire significa avere meno versamenti previdenziali e quindi genereremo dei poveri quando saranno vecchi. Ma la decontribuzione è stata una delle misure più efficaci che ha realizzato il governo Renzi quando ha introdotto il Jobs Act, perché ha consentito l'ingresso nel mondo del lavoro di 1 milione di persone. È evidente che il tema previdenziale è assolutamente importante, ma quanto oggi serve per aumentare il livello dell'occupabilità e dell'occupazione in termini assoluti è necessariamente legato alla decontribuzione e alla possibilità di nuovi ingressi nel mondo del lavoro. Come dicevo anche in questa trasmissione, in altre occasioni, io penso che bisognerebbe ragionare anche sulla riorganizzazione, per parlare meglio di produttività, della settimana lavorativa. 4 giorni di lavoro e 3 non di lavoro, in modo tale da mantenere lo stesso salario, aumentare il numero di occupati possibili e aumentare la produttività, perché la produttività è data da un molteplice numero di fattori. Lo voglio dire a Brambilla, che ho ascoltato con grande attenzione, il tema della difesa dei lavoratori da parte dei sindacati
non si pone per la stragrande maggioranza di quei lavoratori che sindacati di rappresentanza non hanno, perché sono inseriti in settori che non hanno nessun tipo di rappresentanza. Quindi il livello di produttività deve essere aumentato sia dal punto di vista dell'efficienza dello Stato, sia dal punto di vista non della intensità di lavoro dei lavoratori italiani, perché questi sostanzialmente sono già molto spremuti, ma dal punto di vista dell'innovazione tecnologica. Tant'è che anche un'altra misura del governo Renzi, cioè Industria 4.0, serviva esattamente a questo. Allora, con tutto il rispetto del lavoro dei sindacati che difendono i lavoratori, Natascia Linhart, ed è un piacere averla con noi, amministratore delegato di Atlante, un'impresa che opera nel campo dell'alimentare, è un'imprenditrice che aiuta i suoi dipendenti. Perché? Perché prima di qualunque legge su taglio del cuneo fiscale ha deciso, di fronte all'impennata dei prezzi, di regalare un bonus in busta paga. Ci racconti un po', Linhart, da come è nata questa idea, sicuramente molto generosa, e come nel concreto questo bonus arriva ai suoi dipendenti? Direi che la nostra posizione come azienda è sempre quella di essere estremamente pragmatici, di lavorare giorno per giorno e cercare di fare del nostro meglio. Viviamo adesso ormai da 2-3 anni in un contesto macroeconomico assolutamente senza precedenti, molto difficile. Mi considero molto fortunata di avere un team di colleghi che sono veramente molto bravi, quindi non c'è governo né sindacato che tenga e tutti si adoperano al meglio per lottare in questo ambiente così difficile adesso. Veniamo all'intervento concreto che ha fatto per i suoi dipendenti. Oltre alla busta paga si sono ritrovati, oltre alle normali voci della busta paga, si sono trovati una voce in più. A quanto ammonta? Allora, ammonta a un totale di 458 euro, che sembra una cifra un po' strana, ma è composta appunto da un 200 euro che è libero da tassazione, diciamo, e un altro 258 che è sotto forma di buoni che possono essere spesi. Anche questo ci permette di trovare questo strumento, di poter mettere in busta paga, diciamo, un contributo che può essere veramente spendibile da parte del dipendente. Quindi questa è una cosa che noi abbiamo voluto fare perché viviamo nel mondo del cibo, la nostra azienda tratta cibo e quindi vediamo sulle nostre spalle cosa vuol dire andare a fare la spesa. Abbiamo un'inflazione adesso in Italia all'8%, ma sicuramente non si ferma qui. Una cosa, leggendo, ascoltando tra le righe il suo discorso, lei mi diceva: abbiamo trovato una formula di 200 euro che sta sotto le tasse. Cioè lei mi sta dicendo che se un imprenditore in via del tutto liberale vuole elargire un qualcosa in più al dipendente, quello viene tassato, tanto per lei quanto per il lavoratore? Assolutamente sì, e infatti questo per me è un elemento di grande sorpresa. Inizialmente, le dico la verità, volevamo fare un contributo flat di 1000 euro in busta paga. Poi abbiamo visto che questo non era possibile perché veniva tassato, quindi per noi azienda costava il doppio e fare questo contributo per 80 dipendenti diventava estremamente oneroso, particolarmente in questo momento in cui l'azienda sta veramente lottando con i denti per poter mantenere o comunque sopravvivere con dei margini molto bassi. Quindi per noi è un gran peccato che il governo non ci permetta veramente di elargire una cifra senza tasse, d'altronde soldi che vanno nell'economia, che vanno spesi e che sicuramente la gente ha bisogno adesso per fare la spesa, per pagare le bollette, per pagare la benzina. E non è una cifra che loro accumuleranno e spenderanno fra 10 anni per andare alle Maldive. Sono consumi. Tommaso Cerno, intanto è assurdo, no, che questo atto di liberalità rischi di cadere sotto la tagliola del fisco, ma dall'altro lato mi viene da dire è la proposta del PD in questo inizio di campagna elettorale, è dare una mensilità in più alla fine dell'anno.
c'è già chi lo fa, lo abbiamo visto nel caso di Atlante, certo, ma lo hanno fatto Santana, lo hanno fatto tanti altri grandi gruppi. Ti dico, scavalco diciamo la propaganda elettorale perché non mi interessa. E io vengo dal nord-est, anche se a volte se non sembra. Io ho sentito, come questa imprenditrice, tanti imprenditori che conosco, che parlando così, senza né astio né... mi dicevano, allora noi abbiamo un problema di raddoppio del costo delle materie prime, la guerra ci ha impedito di acquistare, e quindi abbiamo questo. Abbiamo triplicato le bollette e adesso stiamo ragionando di come alzare gli stipendi dei nostri dipendenti, perché ci rendiamo conto che ogni giorno più persone che lavorano con noi da 20-25 anni vengono a dirci che non ce la fanno. Allora, questa storia dell'imprenditoria italiana, che non c'entra nulla con le multinazionali, con lo sperpero che è stato fatto in questo paese della cultura imprenditoriale originale, è una forza aggiuntiva di questo paese. Il problema è che questi imprenditori te lo dicono, te lo sussurrano, te lo dicono piano, perché certo, quasi si vergognano. Vedi, dico questo, io ricordo che quando ero un ragazzino, a essere in cassa integrazione in Italia era considerata una cosa di cui vergognarsi. Le persone ne parlavano in famiglia con molta fatica, figuriamoci fuori. Oggi la cassa integrazione è un privilegio. Sì. Allora, un paese che passa dalla vergogna al privilegio deve domandarsi dove ha sbagliato strada. Certo. Quindi non sono i 200 euro, sono i 200 chilometri fuori strada che abbiamo percorso che rischiano di farci schiantare contro un muro. Migliore. Ma io guardo un po' i numeri. Noi ieri abbiamo votato un assestamento di bilancio che dice che ci sono stati 22 miliardi in più di entrate. 22 miliardi in più non sono pochi. Sono sostanzialmente quasi tutti il recupero dell'evasione fiscale. C'è anche un bel pezzo di IVA legato alla crescita l'IVA, dell'inflazione. L'IVA, no? E l'IVA che viene a emergere è una lotta all'evasione fiscale. Sì. Tant'è che prima c'era IVA che non veniva pagata e quindi evasione fiscale. Oggi emerge l'IVA perché certo, ci sono degli strumenti. 22 miliardi. Di questi 8 non sono stati possibili da utilizzare. Non si è potuto utilizzarli. Perché? Perché si è messa a bilancio quella famosa norma della tassazione degli extra profitti che a furor di populismo è stata invocata e che ha determinato un mancato introito di 8 miliardi. Quindi noi dobbiamo essere più concreti e capaci. Noi 14 miliardi di extra gettito, 22 meno 8, li abbiamo messi nelle tasche delle famiglie con il governo Draghi. Questi 8 miliardi potevano essere già all'epoca non messi su una posta di bilancio che è quella di tassare gli extra profitti, tipo per esempio quello che sta facendo l'imprenditrice o comunque una cosa simile, ma certo, dare direttamente delle agevolazioni, per esempio mettendo per legge la condivisione degli utili, perché la condivisione degli utili aumenta la produttività. Questo sicuramente è uno strumento più efficace di quello di misure sostanzialmente populiste. Allora, faremo tesoro tanto della testimonianza di Linhart, quanto mi viene da sorridere De Masi. Gennaro Migliore sta parlando come un socialista dell'inizio del secolo, riduzione dell'orario di lavoro, condivisione degli utili in azienda. Immagino che siano cose che la facciano piacere. Brambilla, arrivo anche da lei per capire se quanto raccontatoci da Linhart si può fare anche altrove. Però prima devo andare in pubblicità, ripartiamo dopo il break. Abbiamo fatto dei veri appelli, quasi gridando, dicendo pure quante ore bisognava fare, il giorno di riposo. Quelle poche persone che sono venute hanno detto di lavorare in nero. Noi non possiamo assumere gente nera. Quest'uomo è un imprenditore della ristorazione, sarebbe in pensione, ma è tornato al lavoro per dare una mano ai figli nell'azienda di famiglia perché non c'è personale. E che cosa le devo dire? Che non gli va nessuno di lavorare? Il tema scotta. Industria, agricoltura, ma è soprattutto il settore turistico a farne le spese. Io sento delle lamentele che non si paga nel settore della ristorazione, ma tutta questa leggenda che i ragazzi vengono pagati poco, sinceramente, non esiste. C'è anche di mezzo il reddito di cittadinanza. Beh, vengono qui, dicono: io sono percettore di reddito, posso lavorare ma nero. Scusate, che il mio capo è molto preciso, quindi
non esiste una cosa del genere. Dici tanto, appunto, non faccio sacrifici, mi prendo quel poco e vanno avanti. Io sì, lavoro purtroppo nella ristorazione perché diciamo non è un mondo che mi piace, però bisogna arrangiarsi. E la carenza di personale in realtà è, secondo me, data dal fatto che il salario è troppo basso. In altri stati d'Europa c'è un salario minimo, purtroppo in Italia così non è. Posso chiederle quanto pagate? Dalle 1.400 alle 1.500. Ma se ne esce? Ho una mia idea. Il reddito di cittadinanza va dato a chi ha già compiuto 50 anni, che non può, pur volendo, trovare lavoro, non può fare lavori pesanti, perché la cultura del lavoro è qualcosa di innato. Se uno non ce l'ha o cominciamo a fargliela passare, non credo che ci sia futuro per questa nazione. Allora, Gianluca Brambilla, riparto da lei, perché da una parte abbiamo visto che ci sono degli imprenditori come Natasha Linhart che dicono si può fare, si possono adottare politiche aziendali a sostegno dei propri dipendenti prima che arrivino le leggi dello Stato. Dall'altro però il servizio ci racconta che se anche il reddito di cittadinanza ha generato delle storture alimentando il lavoro nero, però ci sono degli imprenditori che si sottopongono a quel tipo di meccanismo e offrono anche il lavoro nero per compensare l'assegno con lo stipendio sommerso. Allora, guarda Magnani, il tema è questo. Esistono degli strumenti oggi di ridistribuzione del reddito senza bisogno di arrivare alle soluzioni proposte, secondo me, da migliore, che non sono utilizzate di fatto da molte imprese perché non sono conosciute. Io approfitto per ricordare a tutti i colleghi imprenditori che esiste una legge chiamata legge del welfare aziendale dove si paga solo il 10% di INPS e ai lavoratori noi possiamo dare migliaia e migliaia di euro all'anno, che possono essere anche superiori alla 12ª, alla 13ª, alla 14ª, a quello che vogliamo. Il tema è che non possiamo lo dargli sotto forma di denaro praticamente, ma possiamo pagargli la rata del mutuo o pagargli l'asilo ai figli, tanto per intenderci, addirittura le vacanze possiamo pagare i lavoratori. Quindi c'è un problema, secondo me, anche di diffusione culturale di queste misure. Questo è il primo ragionamento. Il secondo ragionamento, sempre venendo all'esperienza dell'imprenditrice, io credo che tutte quelle aziende che in questo momento, pur essendo in difficoltà, stanno aiutando i loro lavoratori, in realtà ci stanno mandando un segnale, visto dal punto di vista dell'imprenditore, che è questo: non vuoi perdere le risorse umane brave e preparate, perché hai il problema che non sai dove andarle a trovare dopo. Certo. Perché quei famosi giovani che si lamentano, che sono, sarebbero poco lamentati, non puoi portarli in aziende e avere le capacità di gente Brambilla, che ha 20-30 anni che fa quel lavoro. Ma quindi anche, secondo me, ma anche sì, a lei è capitato di trovarsi in difficoltà nel reclutare personale nella sua gelateria, magari con la richiesta di tienimi a nero, ma perché l'ho detto, così prendo... L'ho detto nella tua trasmissione, Magnani. L'ho detto nella tua trasmissione, ho ricevuto un sacco di critiche, poi quando ho ripetuto le cose qualcuno mi ha chiesto scusa. Io ripeto, una ragazza che lavorava da me 20 ore alla settimana, si è scelta lei i giorni in cui lavorava, prendeva 820 euro di busta paga, si era incazzata con me e se n'è andata perché gli ho detto che sbagliava a mettere la quantità di gelato sul cono. E tu avevi fatto anche dell'ironia, te lo ricordi? Ma io poi alle ragazze ho spiegato: ragazze, se tutti i clienti che entrano gli diamo il 20-30% in più di prodotto rispetto al prezzo che abbiamo pattuito, chiaro, che abbiamo detto che avremmo venduto il gelato, ovvio che dopo io fallisco. Ecco il tema della produttività. Il tema della produttività, sai cos'è, Magnani? È cominciare a metterci attorno a un tavolo e ragionare come lavorare meglio. Ti faccio un esempio banalissimo perché so che ho pochi secondi. Possibile che io devo assumere della gente stagionalmente, quindi per poche settimane o pochi mesi, e devo fargli fare il corso sulla sicurezza sul lavoro, il corso antincendio, il corso primo intervento, ma possibile che la scuola o lo Stato non mi permetta produttivamente di avere della gente che ha già le carte in regola e io posso assumerle subito senza dovermi fare carico io che devo formarle per il minimo di capacità per entrare nel mondo del lavoro? Possibile che il mondo della scuola sia così lontano che non capisce queste esigenze? È questo il tema.
produttività vuol dire organizziamoci per lavorare meglio, non lavorare di più, migliore. Chiaro. Nessuno esatto. vuole gli schiavi. Tutti sappiamo che si fa fatica a lavorare, specialmente in un ristorante o in un negozio dove si fa vendita al pubblico di gelati piuttosto che di bibite, eccetera. Perché si fa fatica? Un conto star seduti in una scrivania o anche Chiaro. In un'azienda protetti all'interno di un capannone. È molto più difficile. Però insomma diciamoci le cose come stanno. No, il problema è la produttività, non gli stipendi. Gli stipendi li risolvi in un minuto con la produttività. E colleghi imprenditori, usate il welfare aziendale. Chiaro, allora costa solo il 10% di INPS. Sono tutti temi che, sui quali lei si misura da oltre 60 anni di studi e ricerche. Dopodiché il tema di fondo è che tanti imprenditori, anche e soprattutto nel campo della ristorazione, dicono facciamo fatica a trovare personale perché molti titolari dell'assegno del reddito di cittadinanza preferiscono lavorare a nero. Ha generato questo meccanismo vizioso quello che era nato come sostegno alla povertà? Mi faccio dire due cose. Una, che sono perfettamente d'accordo con l'imprenditore. La base di tutte queste nostre discussioni è la produttività. Ed è bello che finalmente ne stiamo parlando, perché se ne parla pochissimo. La produttività dipende da cinque cose: dalle tecnologie che noi usiamo, che un'azienda usa, dalla globalizzazione del mercato nel quale opera, dalla organizzazione del lavoro, dalla motivazione dei lavoratori e poi dalle condizioni di contesto. La Germania lavora il 20% in meno di noi, l'orario di lavoro è il 20% in meno e produce il 20% in più. Per quanto riguarda poi il reddito di cittadinanza, le rispondo con un esempio. Io le sto parlando da Ravello, che è un delizioso paese della costiera amalfitana. I paesi della costiera amalfitana sono 12, sono tutti dediti al turismo, hanno splendidi alberghi e ristoranti, sono tutti a conto allora, di personale. La fermo un momento, professore, perché mentre lei parla della splendida Ravello e delle tecnologie, mi faccia finire per favore. Le faccio vedere una cosa, poi ritorno subito da lei. Siamo in un ristorante di Rovereto dove, guardate un po', c'è un robot cameriere che sta servendo dei piatti e coadiuvando il lavoro dei camerieri. Maria Antonia Di Maggio è in compagnia del proprietario di questo ristorante, che probabilmente ha deciso di sostituire la forza lavoro umana con la forza lavoro bionica. È così? Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti. Siamo in compagnia di Flavio Biondo, ristoratore qui a Rovereto, che possiamo dire ha dato la sua risposta personale alla difficoltà e alla carenza di personale arruolando un robot cameriere, se così possiamo chiamarlo. Buongiorno Flavio, di cosa si tratta, come funziona? L'abbiamo già visto muoversi tra i tavoli e come nasce questa idea? Buongiorno a tutti intanto. Allora, l'idea nasce, quello che state parlando in trasmissione, c'è cioè veramente una carenza di personale, quindi bisogna fare di tutto per salvaguardare quello che abbiamo. Difatti il robot cameriere diciamo che è una bella provocazione, ma in realtà è un carrello intelligente che porta via ai ragazzi che ho qui del lavoro e dei chilometri, Flavio, diciamo che devono fare i passi avanti e indietro sui... Sì. Visto che lo abbiamo visto a girarsi Pronti. Per la sala, ci accompagna nel lavoro che fa il suo dipendente bionico per capire con precisione che aiuto dà questo robottino e poi torno da De Masi. Adesso. Eccolo qua. Esatto. Ci dica un po', questo fa la allora, spola tra la sala adesso, e la cucina. Il robotino cosa fa? Esattamente, in cucina diciamo istruiscono il robotino con il display che c'è davanti, dandogli il numero del tavolo dove lui deve andare, che lo fa in modo autonomo, ma dietro c'è un display che dice in che tavolo sta andando, il robotino tra virgolette viene intercettato dai ragazzi che vedono che devono andare al tavolo 30, sono al 31, al 32 e a sua volta il rapporto diciamo cliente è sempre e solo fatto dalla parte umana. Il robotino certo. fa solamente il lato meccanico della ristorazione, ma il lato romantico, cioè il rapporto che c'è tra le persone, certo. non viene a mancare. Beh, no, è lui chiaro. Porta via tanti clienti. Non serve via il tanti vino tanti nella chilometri. Postura migliore, non pretende, immagino, la mancia, però
le chiedo una cosa, quanti camerieri sostituisce quel robot? Non sostituisce nessuno. Il robot non fa altro che aumentare, aiutare quello che è la sala, così come io continuo, mi hanno chiesto più volte, è come la lavastoviglie per il lavapiatti, non sostituisce il lavapiatti, aiuta il lavapiatti. Chiaro. Anzi, se togli la lavastoviglie ti va via anche il lavapiatti. Esatto. È chiaro. Allora, De Masi, no? L'ho interrotta, posso... ma credo di averle fatto in realtà un favore, perché so che lei si occupa anche tanto di quanto la meccanizzazione può in futuro, il presente ce l'ha detto poco fa Flavio, sostituire la manodopera umana. Allora, termino intanto la questione del reddito di cittadinanza. Le stavo raccontando che io sono in questo momento in Costiera Amalfitana, 12 paesi, 32.000 abitanti, quasi tutti dediti al turismo. In questo momento gli splendidi alberghi e ristoranti della costiera sono tutti privi di personale. Bene, quanti sono i percettori di reddito di cittadinanza in tutta la Costiera Amalfitana? Meno di 10 persone. Quindi, come si vede, il rapporto tra reddito di cittadinanza e carenza di personale ha altri motivi di ben altro genere, ma sarebbe troppo lungo parlarne. Per quanto riguarda il robot, mi dispiace, sia la lavastoviglie sia per robot tolgono lavoro, nel senso che tolgono lavoro a persone in più che si sarebbero dovute assumere, a casalinghe che avrebbero dovuto lavorare in più nel caso della lavastoviglie. La tecnologia attuale, per nostra fortuna, è tutta labor saving. No, i dati ce li ho io, guardi. Chiaro, allora, vedo che Brambilla non è d'accordo. Migliore, intanto. Ma io penso innanzitutto che bisogna essere molto, molto concreti. Primo, partiamo dal reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza non copre oltre il 50% dei poveri. Oltre il 50% dei poveri e alimenta, non perché c'è carenza di controlli, perché è strutturale la richiesta di lavoro nero e l'incrocio tra lavoro nero e lavoratori che, se ci fosse stata una legge fatta bene, sarebbero andati a fare i lavori di pubblica utilità, quindi impegnando il loro tempo in questo modo e dando un servizio alla collettività. Io sono convinto che bisogna dare un forte sostegno, anche aumentarlo, perché ci sono molte persone non coperte dal reddito di cittadinanza che sono quelli che non possono lavorare. Ma quelli in età da lavoro devono essere destinate quelle risorse in maniera diversa. Chiaro. Noi proponiamo la tassazione negativa. La tassazione negativa dà di più a chi si impegna e cerca un lavoro. Quindi anche se c'è un lavoro pagato poco, poi con la tassazione negativa si arriva a 10.000 euro all'anno. E questa la grande differenza rispetto al reddito di cittadinanza. E questo interverrebbe anche sulla dinamica salariale. Allora, quanto a Ravello e compagni, io posso dire al professore che conosco e che stimo che quasi nessuno di quelli che andava a lavorare in Costiera Amalfitana abitava in Costiera Amalfitana. Semmai bisognava andare un po' nell'entroterra. Allora, De Masi, ritorno tra poco da lei, come da Brambilla e Cerno. Abbiamo un momento di pubblicità e proveremo a ragionare come e se ci sono modalità per sostituire i lavoratori che non si trovano. Flavio ci ha dimostrato che in parte lo possono fare i robot. Dopo il break. Di nuovo in diretta, di nuovo collegati con il ristorante La Brace di Rovereto, provincia di Trento, dove vedete tra i tavoli si aggira una macchina robot che aiuta i camerieri nel loro lavoro. Tommaso Cerno, ti sconvolge vedere un macchinario bionico che sostituisce il lavoro degli umani? No, mi sconvolge non vedere quegli umani che prima lavoravano diventati ingegneri, medici, collocati nel mondo del futuro, capaci di costruire il lavoro di domani. Cioè, mi preoccupa che diamo la colpa ai giovani, a cui abbiamo distrutto la scuola, l'università, i percorsi di vita, perché dopo 2 anni che sono rimasti chiusi in casa, forse si domandano se è il caso, nell'unica prima estate in cui sono liberi, di lavorare.
Cioè, noi invece che entrare nelle tasche dei giovani, cominciamo a entrare nelle loro teste. Certo. Questo robot ci mostra un futuro che arriverà, ma questo futuro non è così. È bello da vedere, ma lo sa benissimo anche quell'imprenditore che non è così. In questo futuro non mancano i robot, mancano i ragazzi diventati figli dell'Italia di domani, del mondo certo. di domani. Quelli abbiamo abbandonato. Ad Amalfi oggi dovrebbero essere medici, ingegneri, collaudatori, okay. piloti di aereo, certo. Il mondo fosse andato verso il progresso. Poi tu mi fai vedere il robot e io ti dico: fra un po' metteremo il robot in Parlamento, tanto per votare la fiducia certo. e portare emendamenti fotocopia, basta quel robot lì, basta quel robot lì. Mi pare che la tua carriera da parlamentare sia insomma agli finisce sbocci. Perché la sinistra non ha bisogno di futuro, ha bisogno di presente. Dopodiché io parlo di futuro, quindi è colpa sua se finisce, non è colpa sulla mia. Stiamo questione se quell'imprenditore di Rovereto, se quegli imprenditori sentiti prima nel servizio non trovano personale, dicono è colpa ma di tanti. Sono bravissime persone, questi imprenditori sono gente, questi imprenditori sono gente straordinaria che per tenere in piedi la loro azienda, che è la loro vita, stanno facendo delle cose enormi. Non esiste questa distanza tra l'imprenditore e chi ci lavora e nella società italiana vera, civile. Quello che diceva prima Brambilla è straordinario, lui ha dato dei suggerimenti, perché è persona che conosce bene il sistema, su come utilizzare degli strumenti che magari alcuni imprenditori non conoscono. Ma io aggiungo, Brambilla, noi dobbiamo tornare ad essere un'Italia dove l'imprenditore non deve pagare l'asilo alle famiglie, neanche le vacanze, che le famiglie devono avere dal loro lavoro una vita che gli consente di farlo da soli. Certo. Questo è il punto, se vogliamo che risvegliare il paese, se vogliamo fare la clinica, come l'agenda Draghi, no? La cartella clinica. Certo. Allora facciamo la cartella clinica, ma allora è un Brambilla. Ospedale, non è un paese, allora, è un ospedale. Se ho capito, Tommaso Cerno però sta dicendo: attenzione, il problema non è il reddito di cittadinanza, semmai il problema ma certo, sono ma come sono fa a essere quello il problema? Massi. Sarà una concausa, sarà certo. una dei miriade di elementi. Ma voi volete dirmi che la situazione di un'Italia in declino come quella che stiamo vivendo è colpa di un provvedimento di legge ma che no, tra l'altro ma aiuta mai detto cioè questo. Se uno dice una cosa del genere per me è un imbecille. Sentiamo Brambilla. Io vorrei fare una sintesi tra il ragionamento di Cerno e il professor Di Maio. Allora, De Maio. Allora, De Masi ha cambiato partito. Non sostituisce. Da colpito. Di Maio, hai avuto un lapsus non banale. Antico. Il robottino non sostituisce in termini di produttività il lavoro del cameriere. È un supporto perché il cameriere faccia il suo lavoro. Ma sapete qual è il lavoro che deve fare il cameriere in termini di produttività, signori? È vendere. Lui non deve arrivare lì affannato perché ha portato 10 coperti e deve scaricarne altri 10 e correre in cucina e sudare. Esatto. Il robottino gli deve portare le pietanze perché lui deve dire: voglio un'altra bottiglia di vino, voglio un altro dessert. E questa è la produttività, capisci? Magnani, certo. non mettere in contrapposizione la tecnologia con l'occupazione, che crei un conflitto che non ha senso. E la produttività è esattamente questo, così quel lavoratore guadagnerà un sacco di soldi alla fine del mese perché ha venduto certo. e non ha bisogno del welfare aziendale per pagarsi l'asilo o per pagarsi la rata del mutuo, perché lui fa finalmente il suo lavoro, che è vendere. L'imprenditore prima ha detto la parte romantica le fai da me, capite cosa vuol dire? Vuol dire far crescere l'azienda, non possibile della fronte, la ma con l'uso del cervello. Per capire qual è il vero fine del romanticismo, ma ritorniamo alle questioni serie. Però ragione è su questa cosa, cioè la tecnologia certo, incrementa la produttività da questo punto di vista in maniera molto positiva. De Masi, come risponde? Io rispondo con dei dati un poco di più lunga gittata. Ascoltatemi un attimo, nel 1901 gli italiani erano 40 milioni, in quell'anno lavorarono per 70 miliardi di ore, oggi noi siamo 60 milioni e lavoriamo 40 miliardi di ore, cioè 30 miliardi di ore in meno, producendo migliaia di volte di più. Questo è il trend della storia e questo è il bello della tecnologia. Quindi è vero che quel cameriere deve fare l'ingegnere, ma se lavora 10 ore al giorno ci sarà un ingegnere disoccupato. L'altra cosa che ci raffronta alla Germania, e lo dico sempre, è che in Germania si lavora 1400 ore all'anno contro le nostre 1800 ore.
Quindi con l'avvento della tecnologia bisogna tener conto di tutto ciò che stiamo dicendo e tarare gli orari, le modalità organizzative. Quindi De Blasio è d'accordo con la mia proposta sulla settimana corta. Abbiamo trovato un punto di contatto tra De Blasio e Migliore sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Penso proprio di sì. No, anche aumentando il salario, se aumenta la produttività. Vabbè, lui certo. Se aumenta la produttività, aumenta anche il salario. È evidente. Cioè. Allora, dobbiamo fermarci. Grazie a tutti anche per la ricchezza del nostro confronto. Il professor De Masi, Gianluca Brambilla, Tommaso Cerno e Gennaro Migliore. Restate con noi perché dopo la pubblicità arriva uno dei protagonisti della giornata politica di oggi, perché è nato un nuovo soggetto che si presenterà alle elezioni, un soggetto anti-europeista, anti-NATO, che vuole raccogliere il partito degli arrabbiati dopo la break. Gianluigi Paragone. Do il benvenuto a Gianluigi Paragone, già giornalista, senatore, entrato a Palazzo Madama nelle file del Movimento 5 Stelle, poi espulso e leader di Italexit. È uno dei protagonisti della giornata politica di oggi perché proprio poco fa ha presentato l'accordo elettorale con altri transfughi del Movimento 5 Stelle che si erano riuniti nel gruppo di Alternativa. Paragone, prima di entrare nel vivo e nel merito di un programma che vuole dare voce a chi dissente, al popolo degli arrabbiati, le faccio una domanda, diciamo, di tecnica politica. L'accordo raggiunto oggi con Alternativa vi solleva dall'impegno gravoso di raccogliere le firme, perché loro sono titolari già di un simbolo ereditato da Italia dei Valori? No, non ci solleva da un bel niente. La questione che poniamo noi è una questione che poniamo per tutti e vale, secondo me, come stress test di una democrazia che è già abbastanza sull'orlo di una crisi di nervi. Cioè, io pongo una questione che mi sembra di assoluto buon senso. Abbiamo vissuto gli ultimi tempi all'insegna della parola emergenza e la parola eccezionalità. È stata emergenza ed eccezionalità su tutto, su ogni aspetto della nostra vita. Allora, se è vero che per la prima volta si va a eleggere un Parlamento con 600 parlamentari, se è vero che non si è mai votato in un periodo estivo e la raccolta delle firme viene fatta ad agosto, se è vero che siamo in questa condizione molto particolare, allora domando, perché l'altra volta con il Rosatellum e per il Rosatellum le firme erano state messe all'asticella del 375 e oggi 750? Oppure ancora, perché non consentire a tutte le forze che sono presenti in Parlamento con una componente di essere esentate dalla raccolta delle firme? Cioè, io penso che in un Parlamento già a ranghi ridotti, almeno consentiteci, o ci sia consentito, ma a tutti, e non è un discorso che riguarda solo Italexit, sia consentito a tutti di poter giocare la partita. Dopodiché, chi può farlo, Paragone, questa cosa? Ripeto, in un Parlamento ridotto saranno gli italiani a dire chi deve entrare e chi non deve entrare. Certo. Chi può farlo? Siccome questo è il paese in cui una norma smentisce quell'altra o non chiarisce quell'altra ancora, forse il capo dello Stato potrebbe, ripeto, in una situazione emergenziale, potrebbe quantomeno esprimersi, visto che egli stesso è un uomo che ha concesso il bis nel nome dell'emergenza. Allora, io non vorrei che in questa emergenza, certo, sono tutti salvi, tranne coloro che sono fuori dal mainstream. Paragone, il vostro programma è quello di gestire il dissenso, perché se non trovasse rappresentanza dentro il palazzo esploderebbe nelle piazze. La prima domanda che le faccio è: a chi vi rivolgete? Chi sono i vostri elettori? Quei forgotten people, quelle persone dimenticate a cui si rivolgeva Donald Trump nella presidenziali del 2016, se non vado errato? Ma guarda, non c'è più un elettorato di riferimento, c'è uno scollamento totale di una società che scende progressivamente, frana progressivamente di posizioni.
Il ceto medio non è più il ceto medio che teneva il PIL di questo paese. Il ceto medio sta scivolando perché è strozzato da tasse, da impegni con il mondo bancario, con le rate, con i debiti, con una piccola impresa che è scomparsa dai radar di Palazzo Chigi, con le famiglie dove i genitori e i figli competono per un posto di lavoro e per un contratto serio. Quindi certo, io credo che il tema di fondo è che quel cosiddetto popolo degli abissi esista ancora, quel popolo che... vedi, se tu a 50 anni e 52 anni perdi il posto di lavoro in Italia, tu non lo ritrovi più. Allora, certo, è mai possibile che perdi un pezzo importante di cittadinanza? Cioè, è vero o non è vero che a 52 anni, se perdi il posto di lavoro, qui chiaro, non lo ritrovi più? Questo è grave. Ma un 52enne, un 53enne che esce dal mondo del lavoro rimane strozzato dai propri debiti. E quindi vuol dire che quella persona diventa disperata perché magari la casa che ha messo a garanzia dell'indebitamento gli viene portata via. Allora, hanno capito che cosa può succedere in Italia, sì o no? Chiaro. Paragone, la prossima domanda che le voglio rivolgere prende spunto da uno degli slogan che campeggia sul simbolo che le sta alle spalle, in particolare Italexit, che è il nome del suo movimento, uscire dall'euro. Dal momento che il prossimo governo dovrà gestire quella montagna di miliardi del PNRR, un governo con Premier Paragone andrebbe a Bruxelles a dire tenetevi i vostri sporchi euro, facciamo da soli? Beh, si rinegozia esattamente come ha rinegoziato la Gran Bretagna, in una dinamica che è un po' diversa per il fatto che la Gran Bretagna uscì soltanto dall'Unione Monetaria, cioè dall'Unione Europea, mentre noi vogliamo uscire anche dall'Unione Monetaria. Le negoziazioni avvengono per effetto di accordo tra le parti e una delle due parti, quindi l'Unione Europea, si deve rendere conto che una maggioranza, se così fosse come ha detto lei, che una maggioranza di cittadini italiani è per uscita dall'Unione Europea e dall'Eurozona, quindi non sarebbe un atto di imperio o un'angheria, ma evidentemente ci sarebbe una maggioranza molto significativa di italiani che chiede di uscire, quindi avverte questa Unione Europea come gabbia e non come vantaggio. Però oltre quindi all'uscita dalla Unione Monetaria, a quel punto si rinuncerebbe inevitabilmente anche al Recovery Fund e al PNRR? Mi perdoni, io prendo per buono il punto di partenza del suo ragionamento, e cioè che Paragone è a Palazzo Chigi e siccome non ci arriva come Draghi pilotato da qualcuno, ma vorrebbe dire che gli italiani non beneficiano o credono di non essere beneficiati, chiaro, dai famosi tanti soldi dell'Unione Europea. Allora, cioè io seguo il suo percorso di ragionamento. Quindi mi ha citato Draghi. Sarebbero gli italiani stessi a percepire questo. È chiaro. Visto che me lo ha citato Draghi, le faccio sentire un passaggio dell'ultimo suo intervento a Palazzo Madama in cui ha rivendicato tutte le cose buone fatte, perché se ho capito uno dei pilastri del programma di Paragone è proprio l'anti-agenda Draghi. Ripartiamo da Draghi. Fin dall'avvio del governo abbiamo condiviso con i sindacati e le associazioni delle imprese un metodo di lavoro che prevede incontri regolari e tavoli di lavoro. Questo metodo è già servito per gestire alcune emergenze del Paese, dalla ripresa alle attività produttive nella fase pandemica, fino alla sicurezza del lavoro, su cui molto è stato fatto e molto resta ancora da fare. Molto resta ancora da fare. Paragone, la interpello da il vecchio giornalista che era, prima che da politico, che ha già detto difficilmente riuscirò ad arrivare a Palazzo Chigi. Lei chi crede che siederà al posto di Mario Draghi dopo queste elezioni? Un premier pro tempore, perché tanto mi sembra chiaro che il percorso è delineato per ricreare le condizioni emergenziali e riportare un altro uomo della provvidenza. Noi ormai siamo incantati dall'uomo della provvidenza, prima era Mario Monti, ora è Mario Draghi, e quindi mi sembra che lo spazio per la politica, intesa come luogo di compensazioni delle tensioni o delle risorse del paese, non serva più. Ecco perché
ci si può permettere anche il lusso di non disturbare mai il manovratore. E tra l'altro viviamo nella paradossale situazione di una Repubblica che resta parlamentare ma che ha una vocazione presidenziale un po' alle vongole. Ecco, abbiamo un presidenzialismo alle vongole in Italia. Allora, le idee camminano sempre sulle gambe degli uomini. Io sto dialogando con lei, ma lei sarà impegnato nella costruzione anche delle candidature che, dei suoi rappresentanti, dei rappresentanti di Italexit Alternativa. Io vorrei ripartire da una figura che è stata una delle protagonisti dell'emergenza, dell'ultima fase dell'emergenza sanitaria, in fatto anche delle proteste che sconvolsero Trieste. Ripartiamo da questo filmato. Quello che vi dico è che noi non molliamo, ma non molliamo vuol dire che deve andare avanti una manifestazione pacifica. Tranquilla. Nessun problema, qui ricordiamoci che non siamo a una sagra, non siamo a una festa. La festa non c'è, non bisogna farla. Noi abbiamo tutti assieme l'obiettivo unico di togliere questo decreto. Saranno giornate calde e se volete capire lo capite. Stefano Puzzer, uno dei rappresentanti dei portuali di Trieste, che l'ottobre scorso ebbe a dire al piccolo: firmo col sangue che io a elezioni non andrò mai. Sarà invece uno dei suoi candidati, Paragone? Sì, sarà uno dei miei candidati e devo anche dirvi che ho fatto molta fatica a convincere Stefano, Andrea e Franco, che sono i tre portuali che ho coinvolto nel progetto. Ho fatto molta fatica perché effettivamente Stefano, Andrea e Franco non volevano nella maniera più assoluta candidarsi, perché non credono, hanno una profonda disillusione, sono quella parte di italiani che si astiene dal voto. Però ho tentato di spiegare loro che proprio il periodo, che proprio questa costruzione della democrazia in emergenza ha bisogno di chi ha le ferite dietro la schiena, di chi si è beccato gli idranti, di chi tra l'altro ha subito come Stefano il DASPO, poi è andato davanti a un giudice e per fortuna la giustizia gli ha reso onore, gli ha restituito tutti i diritti, perché quei DASPO che gli avevano affibbiato addosso e che lo limitavano nella circolazione, nell'espressione e quindi in ciò che è diritti, che sono i suoi diritti costituzionali, lui ha vinto il ricorso e ha condannato il ministero al risarcimento delle spese. Allora, vorrei far capire l'importanza lei ha citato tre portuali protagonisti delle proteste contro il Green Pass al porto di Trieste. Leggiamo sul Corriere della Sera che un'altra candidata illustre per sotto le sue fila sarà la vicequestora Nunzia Schiliro, sospesa dalla polizia proprio per aver partecipato a manifestazioni contro il Green Pass e contro le politiche sanitarie. Le domando, alla luce del fatto che il Green Pass ora si utilizza solo per entrare negli ospedali e l'emergenza sanitaria è finita, perché candidare queste persone? La sua formazione politica farà leva sul movimento Novax con l'obiettivo di portare Novax dentro il Parlamento? Lei le va ancora a vedere, le va a visitare le statue in ricordo di un qualcosa? Io penso di sì, perché fanno parte della memoria. Ecco, noi dobbiamo non dimenticare quello che è successo nel paese, perché quella cosa lì è stata fatta, è un precedente ed è un precedente pericoloso. Quindi chi ha accettato la proposta di candidatura e ha sciolto positivamente la riserva ha condiviso questo passaggio. Noi siamo cittadini non dello Stato, noi non siamo cittadini di proprietà dello Stato e quindi lo Stato ti può obbligare a fare determinate cose. I cittadini sono lo Stato.
Certo. Io continuo a ritenere profondamente sbagliato, ma profondamente sbagliato, l'obbligo vaccinale per professioni e per data anagrafico. E oggi i dati cominciano a dirci, infatti una delle priorità della nostra proposta è una doppia commissione. La commissione d'inchiesta fatta bene sulla gestione del Covid e una commissione d'inchiesta sui vaccini, perché io voglio sapere, noi vogliamo sapere la verità, vogliamo far parlare la scienza sulla base di dati che finalmente vengono portati alla luce nella loro compiutezza. Aggiungo un candidato. L'avvocato Consuelo Locati è un avvocato che rappresenta i familiari delle vittime del Covid, sarà capolista a Bergamo. Certo. Quindi quello che noi proponiamo non è la lista Novax, è la lista che vuole riportare alla luce ciò che è successo in questo paese, Consuelo la consunzione Locati dei diritti e delle libertà. Lo dico per chi ci segue, Consuelo Locati è una delle rappresentanti portavoce dell'associazione Noi Non Dimentichiamo, proprio della provincia di Bergamo, che ha raccolto le testimonianze dei tanti familiari delle vittime. Lei mi parlava di statue a cui va l'ammirazione perché rappresentano il passato. Dopo il break le faccio vedere alcune foto di persone che hanno rappresentato il suo passato e le chiedo se con loro si può solo avere un atteggiamento di ricordo oppure di collaborazione futura. Dopo il break. Gianluigi Paragone, dopo essere stato espulso dal Movimento 5 Stelle, lei ne ha dette di tutti i colori contro Giuseppe Conte, ma adesso che il Movimento è tornato da solo, contro tutti e contro tutti, perché non fare massa critica, alla luce anche del fatto che potrebbe tornare nel Movimento il suo vecchio amico Alessandro Di Battista? Beh, è un po' troppo facile dire dopo tutto quello che hanno combinato, ma adesso siamo tornati verginelli. Ecco, non funziona esattamente così. Infatti gli elettori non ci sono, ma non ci sono per il profondo tradimento. Cioè, sono andati a resuscitare un PD che aveva perso, sono andati dietro Draghi e Conte non può neanche pensare di venirci a raccontare la favola del rispetto della centralità del Parlamento, lui che ha fatto i DPCM, lui che ha dato uno strapotere al CTS, al Comitati dei Saggi. Cioè, mi sembra molto quella commedia di Ionesco, il rinoceronte, che ogni atto cambiava una posizione, ecco, un teatro dell'assurdo. Purtroppo è così, mi dispiace se Alessandro dovesse riabbracciare un movimento che non è più quello dell'album dei ricordi suo, è un movimento che è infarinato della peggiore farina, è una quindi farina nel caso tossica. Il Movimento 5 Stelle è una statua da abbattere, non da onorare, come diceva a proposito dei militanti Novax. No, io non abbatto statue, non sono per la cancellazione della cultura, per niente al mondo. Grazie a Gianluigi Paragone, in bocca al lupo anche a lei per questa campagna elettorale. Linea telegiornale, grazie, ci vediamo come sempre domani voi, alle 11 in diretta, all'aria che ti restate.